Energia Azzurra, eccoci tornati in studio sul 14 del digitale. Bologna-Napoli è iniziata praticamente da 2 minuti e siamo ancora 0-0. È successo qualcosa, mister? No, niente. Ecco, 0-0 ancora. Un po' di possesso. Ecco. Però il Napoli. Beh, una cosa è successa. Perdonami, una cosa è successa. Che il mio fascino fa avvicinare Veronica più a me. È vero. Infatti. Stava seduta là, guarda qua come. No, ma Veronica si è messa vicino a te per creare delle distanze dalla sua borsetta, ovviamente. Che ha paura e ha ragione. Ma non è vero. Se potete un attimo fare un po' di penombra. No, perché è un po' di angoscia anche le ultime partite. Mi avvicino ad un uomo massiccio. E a che ora viene? Ti ringrazio del complimento. Abbiamo un altro ospite che ci è uomo, a me mi ha impressionato. Chiamate, scrivete da casa. Ciao, salutate Spalletti, sta andando. No, ci sta Spalletti presente ovviamente in panchina a studiare quello che è Bologna-Napoli. Napoli adesso è in attacco, mister, giustamente. Ma giustamente, l'hanno mai visto in un ristorante napoletano a Spalletti? Come visto? Quante volte? Va? Sarà anche da Mimì alla ferrovia in settimana. Sì, 300 da Mimì alla ferrovia. A mangiare pasta e lenticchie. No, vogliamo sapere se poi lasciano qualcosa sul territorio. No, si muove, tra l'altro. Io ho saputo che anche 10 giorni fa lei ha fatto un'iniziativa con dei ragazzi diversamente abili e sempre disponibilissimo. Anche se spesso quando ci sono queste iniziative non vuole le telecamere, lo fa, ma fa benissimo. Però fa tante operazioni simpatie con la gente di Napoli. Sì, sì. Invece, no, ma vediamo sui social, che insomma è presente quando sono foto, selfie, sì, eccetera. Sì, cioè, non è successo nulla in campo. Sugli spalti invece accade questo. Cioè? Da un lato si canta "Noi non siamo napoletani". E perché sta cosa? E contemporaneamente invece la curva del Napoli appariva lo striscione "Avanti Emilia Romagna, non mollare". Ecco le differenze. Di chi dell'approccio a questa no gara. Vabbè, allora segnaliamo sempre però questa cosa, ecco, magari questi che si abbandonano sono pochi che andrebbero isolati e cacciati, sono pochissimi, quindi non è che un popolo intero debba fare una brutta figura. Non sono bolognesi, né napoletani, sono napoliti. Non si è capito che cosa sono, non diciamolo nemmeno. Ma il simbolo di Bologna, c'era un grandissimo cantautore che vivrà per sempre, che è Lucio Dalla, che era innamorato del nostro territorio di napoletano. Assolutamente. Sì, una frase sua, insomma, io sono storica. Un napoletano dentro. Nato a Bologna. Chiamate, continuiamo, scrivete. Le chiamate, infatti andiamo subito al telefono. Subito. Pronto? Ok, è caduto il nostro amico, la nostra amica che ci ha raggiunto al telefono. Continuate a chiamarci, a scriverci. Stavano in realtà scrivendo su WhatsApp i pronostici della fine di questa partita. C'è chi dice che il Napoli vince 3-1, chi 2-0, chi 3-0. In studio più o meno i pronostici quali sono? I pronostici non lo so, se ci abbandoniamo ai pronostici. Però non faccio vibrazioni positive. Perché suonerei in Napotni, giustamente. È una trasmissione. Occhio al Bologna però qua, occhio, attenzione. Il Bologna che si affaccia nella nostra area. No, ragazzi, vai, fa buona guardia Gollini. Bravo Gollini, anche con personalità. 4-2 di storica memoria. 4-2? 4-2. C'è pure i marcatori. Ma i tempi... Serbino, perché non possiamo fare perfetto. Berezinski e doppietto di Osimhen. Mamma mia, inconsueti. Così proprio. Perché, perché stanno stanchi, sta finendo, senza esagerazione. Quindi 2-1 ci sta. Questo fatto che prendiamo il gollettino, però insomma. Io prevedo 0-1, molto prima partita. 0-1 addirittura. Ancora meno. Sì, 0-1, nel senso che vince il Napoli 1-0. Ah, segno 2 quindi, segno 2. Sì, è 0-1, siamo a Bologna. Ma solo un gol, è poco, mister. Sempre 3 punti sono, non è che cambia la differenza. Ma lui no, però per abbondare, capito? Sempre 3 punti. Ah, tu dici, non è che più gol si fa, né più punti sono. No, adesso ho capito. Sono partite che verso il fine stagione, quando comincia il primo caldo, le forze vanno dosate bene durante l'arco dei 90 e passa minuti. Quindi è normale che ci sarà meno spinta, magari più recupero palla quando stai in zona attacco. Sì, sui primi 10 minuti. Occhio a questa iniziativa del Bologna però ancora. C'è anche da dire una cosa, che il Bologna ha firmato la Lazio, la Juventus e il Milan. E quindi sta a posto così. Pareggiando. No, non è che sta a posto così, però comunque ha dato un po' insomma filo da torcere a queste squadre, che sono delle grandi squadre, quindi
non è da sottovalutare. No, assolutamente no, assolutamente no. Poi giocano in casa, poi eccetera. Mi sembra anche che stiano giocando bene. Quindi... Noi siamo già campioni d'Italia, ormai non mi ricordo da quanto tempo. La dicevo. Da un anno forse. Deve segnare Osimhen per la classifica. A 4 marcatori. A 4 marcatori. Correggo che noi non siamo una grande squadra. Chi l'ha detto? Certo, siamo una super squadra. Una super squadra. Ah, ecco. Ma secondo voi poi la città quando verrà, diciamo, liberata da tutti... Secondo voi quando comincerà il prossimo quando anno a mare? Vabbè, ma i signori, i festeggiamenti. Aspettiamo. No, i festeggiamenti dico fino a Natale vanno bene. Sì, sì, sì. Aspettiamo, sì. Vabbè, ma può essere che vogliono considerare l'anno prossimo. L'anno prossimo andiamo un'altra volta da capo. Bisogna festeggiare. Montare. A casa mia ho avuto l'albero di Natale montato per 4 anni in una stanza a posto che mi scocciava di montare, smontare. Aprivo e chiudo la porta. La cosa fa fare facciamo lo scudetto. È ingegnoso. Occhio al Napoli. Mazza con un rumore impressionante. Occhio al Napoli. Occhio andiamo al telefono nel frattempo che ci chiamano. Sì, dai, casa. Sì, dai, dai, sentiamo. Okay. No, continuano a cadere. Oggi è la giornata praticamente, sì, delle cadute telefoniche praticamente. Bisogna stare attenti anche quando si chiama. Ok? Può succedere, insomma, qualche inconveniente tecnico. Nel frattempo il Napoli prova ad affacciarsi nell'area del Bologna, chiedo scusa, però viene arginato e il Bologna riparte subito e sta giocando di ripartenza. Sì, c'è una gamba in ripartenza. Che stranezza, guarda che cosa strana. Sembra così. Io pensavo che uno il Bologna si va a guardare noi, invece no, gioca pure loro. Sanno pure loro, Peppe, ci sono anche loro. Nel frattempo calcio d'angolo per il Bologna. Vedi, mentre sentiamo, ecco, che regia continuano ad arrivare copioso le telefonate. Sì, infatti ci colleghiamo subito. Pronto? Calcio d'angolo, no, bravi, lontano, pronto? Pronto? Sì, ciao, buonasera. Con chi parliamo? Buon pomeriggio e buona domenica. Con chi parliamo? Con Alberto. Ciao Alberto, dici tutto. Senti, ma state parlando degli allenatori, Cristian Riquez, italiano pure forte, mi piace molto. Sì. Anche l'allenatore del Bologna che sempre ci intende venire a Napoli. Motta! Ma vi ricordate il Napoli il secondo scudetto come l'ha vinto? Bigon. Albertino c'era Bigon. Sì. E veniva da niente. Cioè, i giocatori ci sono, penso, no? Vabbè, ci se sono, restano questi qua. Ci rimangono tutti, ci sono. Qualche aggiustamento c'è. Dunque, De Laurentiis non è uno scemo, eh? No, assolutamente, anzi. A parte che ha fortuna, ma poi è un grande imprenditore. Dunque, credo che sa queste cose. Se il signor Spalletti non ha accettato quello che dice il presidente del Napoli, che ci ha portato uno scudetto dopo 33 anni, io penso che è lui che se ne vuole andare, non è il presidente che l'ha messo in condizione di andare. E tu chi preferiresti al posto di Spalletti per la prossima stagione? Mi piace molto Italiano della Fiorentina. Eppure Vizzeriche secondo me è un po' sgarbato, non andrà d'accordo con De Laurentiis, come perché lui comunque Vizzeriche ha vinto molto, ha vinto oltre mete, dunque vuole le garanzie anche nei giocatori, vuole prendere i giocatori di alto profilo. Sì. Invece Italiano si può anche stare sul profilo che dice De Laurentiis. È importante questo perché lui mantiene un bilancio inattivo. Occhio al Napoli, scusami, nel frattempo il Napoli ci prova, è angolo questo? No. Non l'ha dato? Vabbè, si riparte dal fondo. Scusami, continua, è un'azione del Napoli molto particolare. Sto guardando anche io. Però secondo me il Napoli di Italiano sarebbe Thiago Motta sarebbero il giusto per il Napoli. Perfetto, quindi tu segnali come profili possibili sulla panchina degli azzurri o Italiano, sì. O appunto Thiago Motta. Ieri la Fiorentina gioca bene la Fiorentina. Ieri ha giocato bene, ha vinto. No, quello gioca proprio bene, noi gioca proprio bene. L'importante è che non giochino bene contro a noi. Poi... ma quello è il problema, è che quando giocano contro a noi ci mettono di più. Ma noi vinciamo lo stesso però, Sì, è giusto. Grazie di averci chiamato, buona domenica. Grazie, continua a seguirci. Siamo d'accordo. Ciao, grazie mille. Allora, che è successo? Praticamente è stato un fallo di Barro perché ha preso posizione, ma è stato chiaramente scorretto su Berezinski. Si lamentava l'attaccante
del Bologna, ma ecco, penso che la rivediamo, ma la segnata allargato un po' il braccio, perché poi c'era distanza fra i due, un po' da perno ha fatto, allarga un po' il braccio. Tra l'altro sulla questione futuro, sulla questione allenatore, su quello che sarà il cielo sopra Napoli l'anno prossimo, ci dirà di più De Laurentiis stasera a Che Tempo Che Fa. Ah, ospite da Fazio. Da Fazio. Nell'ultima puntata stagionale, occhio, Napoli al centro, Osimhen veramente a un passo dal gol, non ha avuto l'angolo per tirare, ha preferito il cross, ha fatto tutto lui, avrebbe forse potuto anche calciare in un momento, ma stava stortissimo, è molto un po' defilata la posizione, però ne ha fatti di gol, ha lasciato un po' di vuoto, quindi è partito in velocità e i compagni non gli sono stati, nel senso, se avesse tirato non ci saremmo stupiti, però un po' così con la Roma, ha fatto gol col Sassuolo, un po' da peccato, oggi non ha voluto tirare 12 minuti praticamente, dai, più Napoli, sì, adesso sì, in questo momento sì, dai, andiamo al telefono che continuano le chiamate, continua Napoli a pressare alto, è caduto ancora, regia, cerchiamo di ripristinare questo inconveniente tecnico che può succedere, Gianni, può succedere. A proposito di cose che si sanno, non si sanno, ok, mo ci sta, quando uno dice, ma già lo sapevo, quando uno per esempio, ecco, il Napoli ti vince il campionato, uno, che ne so, tipo lui stesso, tipo Gianni, ti va a pronosticare la vittoria dello scudetto e tu dici, sì, ma già lo sapevo. Ma mi parlare di questo già lo sapevo. Sì, però prima voglio precisare, io il 19 agosto, l'anno scorso, veramente ho giocato la bolletta. E io per questo ho detto, io ho mandato a Mondò, il documento praticamente, la prova, e tra l'altro che Gianni mi ha mandato stamattina. Sì. Un gran segreto, ha detto guarda che manno. E poi la pubblicai su Facebook e molti sono giocati la mia bolletta, hanno preso soldi, mi hanno dato manco i diritti d'autore. La percentuale non la richiedi tu? No, non ti spetta. No, ma no, l'ho chiesta, ma non mi ha pensato proprio, non mi ha risposto proprio. Quindi, lo sapevo, è un giallo umoristico. No, a parte il libro, insomma, voglio sapere prima questa cosa. Ma che cosa già sapevi? Il libro? No, un altro. Come hai fatto a pronosticare questa cosa? Tu agosto? Allora, il mercato ancora non era concluso. Sì. Ancora non avevamo preso Raspaduri, Dombelé, ancora non si sapeva chi fosse. Oh, gol, allora del nome. Oh, gol, attenzione! Gol! Non ce ne siamo nemmeno accorti! Musica! Gol! Su! Vieni, gol del Napoli! Chi si aspettava? E chi se lo aspettava? No, è perché stavo parlando appunto del libro di Gianni Puca, già lo sapevo che il Napoli... Già lo sapevamo! Gol del Napoli! Osimhen deve fare altri due, giusto? Victor Osimhen, l'abbiamo anche detto prima, deve fare la doppietta! E ha i capelli gialli! E ha i capelli soprattutto, a parte gialli! Recupero palla! Victor Osimhen, che è successo? Tra 10 minuti parliamo un'altra volta con Gianni Del Libro. Ma sicuramente. Mamma mia, ragazzi. Ah, ecco. Grande assist. È stato un assist del portiere. Questo fa da calcio, vale come assist. Penso di sì. Errore clamoroso di Scorupsi che ha passato la palla a Osimhen. Che ha porta vuota, praticamente fa gol. Non si è fatto pregare, giustamente. Osimhen che sta pensando in quel momento a Pezzato. I tenga classifica a cannoniere, mi mette a fare. Ma Busch 150.000 euro con sta palla. Secondo me ha promesso qualcosina a Scorupsi. Bravo. O purtroppo un ammità. Signori, applausi a Skorupski. Grazie. Ha fatto un gran campionato. Scusa. A tuo buon cuore. No, ha fatto pure una grande giocata. Ha fatto un assistissimo. No, però a sua difesa comunque c'è il sole di fronte, negli occhi, che è una difficoltà. Magari vuoi ripartire perché ti viene la frenesia, ma non è che... Ma mettete un cappello, non è che più... è arrivato un messaggio prima. No, sta bene così. Arriva un altro messaggio. Come vi permettete? Sono Fratesco Rupski. Il sole ce l'ha alle spalle. Ce l'ha alle spalle. Gol del Napoli, Napoli in vantaggio lì a Bologna, gol ovviamente di chi se no? Di Zerbin? No, di Victor Osimhen. Ma nemmeno di Beresic, ma nemmeno Beresic. Però può essere che Zerbin possa essere della partita. Possa essere sostituito. Allora, già lo sapevo. Tu mostro gol di Osimhen, già lo sapevo. Già lo sapevo, certo. Per il fatto della bolletta. Il Napoli ancora non aveva completato il mercato, ma io vidi semplicemente su YouTube dei video di Caraschelia. Dice: questo qua è un mostro. Questo non è umano. Si è basato quello stesso giorno andai a Via De Predis a giocare la bolletta. Sotto casa mia.
E perché non me la sono giocata? E non si dà acchiappate, poi no, cosa no, che peccato. Quando lui è uscito, invece di prendere la sua macchina, è stato in all'ambulanza, perché chi lui là, che è venduto le bollette, chiama Sanu Pazzi. Infatti, quindi se ho capito bene, lo scudetto di Napoli, per la verità mi giocai pure la vittoria della Champions, che la davano a 60 quel giorno, e ci sono andato vicino, certo, se non mandavano quei due... Hai vinto! Ah, d'agosto! Lo scudetto, sì, la Champions... Scudetto, e quanto hai vinto? 300 euro. Ah, è un applauso per il gioco. Insomma, grazie per la pizza di stasera. Sì, offre. Però, insomma, per le vostre letture, se vogliamo, estive anche, perché siamo praticamente in estate, non so, sotto l'ombrellone, piuttosto che nella anche pausa. Sulla neve, se vuoi leggere. Oppure sia appunto sulla neve, già lo sapevo. So che è un libro impermeabile, così. Pure sotto la doccia dopo leggere. Bravo. E infatti, già lo sapevo, che è un libro giallo praticamente. Sì, è un giallo umoristico dove però si muore solo da ridere. Ah, ecco. Io mi ha testato avuto modo di leggerlo, perché ho finito poco tempo fa di scriverlo. Però pare che non muore nessuno. Anzi, non solo non muore nessuno, ma addirittura qualcuno ritorna. Ah. È un personaggio a noi molto caro. Sì. Perché questo parla dei vari errori giudiziari della storia d'Italia. Tra questi c'è un gravissimo errore giudiziario che ha riguardato un signore. Occhio, scusami, Gianni, tiro! Skorupski ancora, si supera. Che parlo di Napoli tira in porta. E Napoli tira in porta, una bella mazzata dalla distanza, giusto, Arthur? Però Anghissà, su assist di Osimhen. Anghissà ci prende gusto, giusto? Parliamo tutta la trasmissione del tuo libro. Già lo sapevo. No, perché già lo sapevo e già lo sapevo proprio che ci ha provato. Allora, quindi praticamente c'è anche un po' di satira in questo libro. Cioè, c'è molta satira, si parla di tutti i delitti irrisolti e degli errori giudiziari, dal caso Tortora al delitto di Via Poma, a un grande errore giudiziario, quello di Diego Armando Maradona, anche. No? Che viene condannato dal fisco per 40 milioni di euro per un accertamento che non solo non era dovuto, perché per lo stesso accertamento Alemão, Careca e il Calcio Napoli fecero ricorso e hanno vinto il ricorso in primo e secondo grado, a Maradona quell'accertamento non è stato mai notificato. Io ho avuto il piacere di leggere la relata di notifica, purtroppo io da lunedì a venerdì faccio l'avvocato, quindi una relata di notifica, purtroppo, no, la so leggere, non era una notifica nulla, era una notifica inesistente, cioè hanno scritto a Maradona sconosciuto al civico, cioè Diego Armando Maradona via Scipione Capece risultava sconosciuto al civico, e in virtù di un tributo non dovuto, di una notifica mai fatta, Maradona è stato considerato per anni evasore, è stato vilipeso da tutte le televisioni, da giornali, nei vari stadi, sì, all'epoca gli hanno fischiato l'inno nazionale mondiale, cosa vergognosa, e è voluto almeno qua assolverlo, perché quella tassa non era dovuta, non gli è stata mai notificata, non gli è stato dato un diritto che è costituzionalmente garantito, quello di difendersi. È giusto, sì, quindi un motivo in più l'ho fatto leggere, ritornare, già lo sapevo, fatto ritornare a Napoli, e Maradona alla fine dell'indagine dice: sono tornato qua soprattutto per un motivo, per festeggiare lo scudetto. E il libro l'ho scritto l'anno scorso. Hai capito? Ah, allora vedi, già lo sapevi tutto. Già lo sapevi. Cioè, devi guardare la bulletta. Perché me l'ha detto Maradona. Perdonami, vuoi prendere il mio numero di telefono per l'anno prossimo? Per la verità, lo scudetto che mi è venuto in sogno. Ma va bene, è instabile andare a Torino, a Milano. E ti voglio tornare a casa mia. Signori, prossima stagione di Energia Azzurra, il pentolino di Gianni Puca, un appuntamento. Già lo sapevo due, lo presento io l'anno prossimo, il libro che è un giallo ironico. Gianni Puca, già lo sapevo, quindi si ride, si riflette, c'è anche un pizzico di sport che non guasta. Di giallo e di azzurro qua. Di giallo e di azzurro. E poi stanno bene. Allora, mi piace. Già lo sapevo, Gianni Puca, Bologna-Napoli 0-1, 20 minuti, Eugenia Saporito, che partita sta vedendo? Ma il Napoli sta... Bologna-Napoli, lo so. È chiaro. Bologna? Era facile. Ma come questa trasmissione? No, occhio, niente di fatto. Sta attaccando, e la fase offensiva è molto attiva. Osimhen, io l'ho detto all'inizio trasmissione, che questa deve essere la sua partita, quindi deve creare distanza tra il secondo che... Uno già l'ha fatto. Ne può fare anche un altro. Può anche procedere così. No, deve procedere così, ecco qua, vedi, te lo sei chiamato! Il tiro, però questo è fallo secondo me, no? Non probabile. Doppio fallo. Due del Napoli a terra che si rotolano dal dolore. Uno si alza e l'altro rimane. L'altro chi è? Varaschena. Sì. Però credo che lo scontro è stato da tutti e due calciatori. Che è successo, Artur, lì? C'è stato... si è fatto male da solo. No, l'intervento... No, dopo lo prende, vediamo.
Non lo prendo. Questo è abbastanza scomposto, vabbè, però. Ferguson, credo. O Dominguez. Sì, però è laterale così, quindi non c'è. Mi pare che non è successo niente. Pericolosità nel. Quara, non ce la toccate mai. Sapino di saluto. Sì, però Quara Schere non me la tocca mai, ma mai, nemmeno mai, Peschini, mai, nemmeno mai. Se lo urtate così per strada. Chiedo scusa. No. Quara Schere, no. Si è alzato? Tutto a posto? Sì, sì. Ah, ok, perfetto, perfetto. Lo vogliamo chiamare? Quaraschelia? Per sapere come sta? Vai. Sì, vai, vai, messaggio. Il numero, parlo georgiano, che sia cosa c'è. Ah, tu parli georgiano. Secondo me non ti risponde in questo momento, perché probabilmente che abbia da fare. No, vabbè, questo, pure se non, se non ha da fare non risponde. No, però è rispettoso. Secondo me sarà ancora mangiando. 22 minuti, il Napoli è padrone praticamente della partita in questo frangente. È un bilucato. In questa prima fase. Di Bologna-Napoli. Proprio Nubiezza il giocatore. Chi è io? Grazie. No, dicevo Kvaratskhelia. Ma Kvaratskhelia, signori, è in forza al Napoli, quindi. E poi già lo sapeva Gianni Puca. Ma posso dire una cosa a proposito di quello che diceva prima un telespettatore? Sì. Una richiesta che faccio a De Laurentiis, di invitare la signora Mihajlovic il 4 giugno. Ho avuto il piacere di incrociarci in una cosa che inizialmente era spiacevole, che Mihajlovic aveva pubblicato un libro, sì. Una mia cliente, tra l'altro una bambina con il papà, hanno scritto un libro dove si incrociavano le storie di questa bambina, è una storia inventata, e di Mihajlovic, che hanno lo stesso problema. Questo papà immagina che si incontrano in ospedale. Ma era inventata la malattia? No, la malattia la teneva veramente. La storia, la era, storia inventata, era inventata. Fatto di incontrarsi in ospedale. Okay. La casa editrice ci fece causa, fecero rimuovere tutti i libri dalla casa dalle librerie. Però poi io scrissi direttamente a Mihajlovic, che fu veramente un signore, non solo, vista la casa editrice, di ritirare la causa, ha voluto incontrare questa bambina, l'ha fatta andare in ritiro quando il Bologna viene a giocare a Napoli, e ha fatto poi una videochiamata dopo per sapere come stava. E quindi secondo me Mihajlovic era una persona molto legata a Napoli, e secondo me poi sarebbe bello invitare la moglie per far partecipare anche lei. Lo ricordiamo, lui si è espresso, insomma, lei ha detto chiaramente lo scudetto del Napoli. Però De Laurentiis poi quel posto non lo vende. È strano. Vabbè, ma in questi molto casi polemico. Qua un'eccezione, in questo caso qua un'eccezione si può fare. Si potrebbe. Vediamo che la faccia. No, però è bella perché è bella pure la partita. È stato veramente un uomo straordinario. Ci sono tante emozioni. Questa bambina ha avuto una grande forza seguendo Mihajlovic. Lei sentiva tutte le interviste, infatti questa storia che ha scritto questo signore non era proprio completamente inventato, perché lui riportava tutte le frasi di Mihajlovic che diceva nelle interviste, che hanno aiutato sua figlia a reagire a questa malattia. Aspetta. Questa bambina fortunatamente adesso sta bene. A volte ci sono degli angeli belli. Invitare la bambina e la mamma. Sono due posti, insomma, che vorremmo sempre sentire. Ci sono degli angeli che si travestono da esseri umani, molto Mihajlovic ce lo era. A trovarle, sì. Chiamateci e scriveteci, continuate. Siamo al 24esimo praticamente di Bologna-Napoli 0-1. Occhio però al Bologna qui, Qui non ci bisogna distrarsi. Chi è che si destreggia là in mezzo? Signori, fermiamolo! Centrale, centralissimo. Ma l'Interbina ha perso un po' il tempo e non ha... No, perché gli abbiamo permesso praticamente di fare i giocolieri nella nostra area. Quando tirano così va bene comunque. Così sempre, così devono tirare. Qua Zerbin ha perso... Tiro centrale, vabbè, è debole... Facile preda per Gollini, quindi vabbè. Okay. Gli hanno detto anche di liberare la posizione, infatti poi Zerbini è andato a destra e il centrale si è posizionato. Lo tolgono, lo tolgono senza più dubbio, non era colpa di Zerbini. Questo come tecnico. Ma non si doveva trovare centrale di destra Zerbini in quel posto, se vogliamo parlare Tiene proprio un'amicizia. Ma tu dai, Sì. Quando è arrivata la voce. Una notizia, dico, si è riferito alla panchina, no? Ma io prendo il secondo vantaggio. No. Dopo Zerbini, no! Io no. Allora ci fermiamo un attimo perché ci sono i consigli di shopping dei nostri amici di Euronics Gruppo Tufano. Okay. E torniamo tra pochissimo. Poi vi dico. Eccoci tornati in studio, ovviamente ringraziando gli amici di Euronics Gruppo Tufano, perché possiamo dirlo, insomma, sono i numeri uno, anche se il Napoli ha vinto però 3 scudetti, quindi sono numeri uno dei tre praticamente, che insomma, se vedete in giro per tutta la Campania ci sono questi famosi 6x3, questi famosi manifesti di Euronics Gruppo Tufano che campeggiano tutto l'anno praticamente, dove si omaggiano appunto gli eroi azzurri che ci hanno portato il terzo scudetto quest'anno, e loro lo scudetto ce l'hanno per i prezzi, ovviamente. Andatele a trovare sempre, non esistono ferie. Sono sempre aperte. Stanno sempre aperte, sempre. Non vanno in ferie, non vanno mai in pausa, ovviamente. 27 minuti praticamente. La battuta di Zerbin.
quella di Mondò che ha fatto. No, io non mi voglio proprio ripetere su questa. Era, la vogliamo fare? Era bella, eh? Era bella, no, perché non lo è mai. Però allora ci suggeriscono giustamente dalla regia, ma Zerbin, la posizione di Zerbin non dovrebbe essere sotto a port? Perché Zerbin sotto a port. No, però non la devi spiegare, se non me ne. No, la devo spiegare per forza, perché accende a casa da capire. No, ma la gente capisce. Questa, ma non la battuta, deve capire il livello. Ah, ecco, dai, buon Mondò. No, la spiegazione è una delle cose più tristi. È tristissimo. Guarda come si difende, guarda come si. Poi anche tatticamente ha un senso sta battuta. No, infatti, ci sta. A proposito di tatuaggi, Spalletti si è fatto. Nemmeno io. Spalletti si è fatto lo scudetto, Zerbin si è scritto benvenuti. Dai! Sono due. Ma lei è peggio. Ma di un scialam, no? Ma stiamo scialando proprio. Scusate ragazzi, io alla prossima. Troppa gente. Già lo sapevamo. Ma era una trasmissione, faceva anche ridere, non solo che... È vero, ci sta. Chiamateci e denunciate, cioè nel senso chiamateci e scriveteci in tanti, mi raccomando. Andiamo al telefono. Vedi? Pronto? Vedi? Pronto? Dici, ma che battute fate? Pronto? Ciao, buon pomeriggio, con chi parliamo? Forza Napoli, mi state facendo aspettare, sono 16 minuti. E siamo andati in pubblicità, ci dispiace. Stavo in linea da quando ha segnato Osimhen. Salvatore, ma che fai? E ne facciamo un'altra, non mi risponde mai. Salvatore, sono Gennaro da Capri. Ciao Gennaro! Sono sentendo a te, tutto a posto, Salvatore, forza Napoli! Sempre, che tempo fa a Capri? Sicuramente una bella giornata! A Capri sto solo, non ci può bagno per vedere la partita di Napoli, voi quando venite a Capri, Salvatore? Siamo rimasti a fine campionato, ci dobbiamo organizzare, tutti a Capri da Gennaro, ci ha sempre invitato Gennaro! Perciò, Salvatore, forza Napoli e ci prima a Capri! Sempre, ma a Peppo come fai mangiare poi quando vieni? A Peppe? Facciamo 7-8 con bottiglie. 7-8? Totari. Totari. Ma che ristorante è? Non credo abbia visto. È un amico, è un insomma. Che... Giustamente c'è. Mi è invitato. Sì. C'ho una taverna degli amici, mi serve a nobiltà, si chiama. Allora ce l'ha. Allora vedi, allora tutti dalla taverna da Gennaro. Mistero e nobiltà da Gennaro a casa. Allora ci veniamo. Allora forza Napoli. Sempre. Ci sentiamo. Ciao Gennaro, ciao. Anche se a Gennaro non abbiamo chiesto, insomma, per il dopo Spalletti, perché è l'argomento principale. Ma non ci sarà il dopo Spalletti, non ci sarà. Dopo Spalletti sarà Spalletti. Tu sei convinto su questa cosa? Io sono contento se fosse così. Lo possiamo chiamare un attimo in intervallo, non c'avete il numero così. Spalletti ce l'abbiamo, però di solito sono cazzo quando c'è sta partita, giusto? Stava facendo un in break perché fa troppo. 11 per parola, però, mister, voglio bene. Allora, c'è Afa. Ecco, lo potremmo chiamare, per esempio. Vedi? Sì, perché fa caldo. C'è Afa. Io lo farei sempre. Sì, vabbè, d'estate sì. No, ma anche tu dici un time out. Un time out molto basico. Ma non si può fare da casa, però. Ma non si può fare col cibo, però. Non lo puoi fare col cibo, solo per rifocio, da per bere. Time out con il cibo si fa, tra una pietra insalata, tu dai set per fumare una sigaretta. Qua la pasquetta. Ci sono stati alcuni calciatori che durante il Ramadan hanno mangiato una banana. Ah, è vero, sì, è vero, è vero. Amrabat, mi sembra. Ma però io lo farei e farei il tempo effettivo, cioè tenderei di portare veramente a 45 minuti di gioco, se non 45. Hanno visto tutte le partite così. Dura troppo. No, no, nel senso... Tutte le partite di quadrato durerebbero 3-4 giorni. Ah, nel senso... Una partita se la fa a terra. Sì, ma io vi devo dire la verità. Però questo è un altro sport, scusami. Questo è il football. Questo è calcio. In America è una cosa di una noia mortale. Si fermano continuamente. È un tuffatore. E la gente mangia moltissimo. Però la partita di calcio vive di momenti, no? No, deve essere intensa. Quindi se tu vai a fermare, perdi quell'attimo, quel momento che magari o stai bene oppure... Quindi è un a doppio taglio. Allora, 31 minuti, signori, raccontiamo. Siamo anche un po' di partita perché c'è Bologna-Napoli, oggi siamo qui per questo motivo, il Napoli conduce per 1-0, per una rete a 0, in virtù, lo ricordiamo, di quel retropassaggio, cioè di quel passaggio, di quell'assist che ha fatto Scorupci. Più che altro un assist. A Osimhen praticamente. Si è un po' seduta la partita a proposito di quadrato, no? Ma no, seduta no, è normale che, come dicevo prima, ci sono dei momenti dove magari una squadra riesce a dare di più e un'altra un po' di meno, però il Napoli...
che è passato in vantaggio, sta un po' attendendo, quindi giustamente forse dosa... un pochino il caldo manca assolutamente. No, 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 fuori, 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 bravi. Va bene le energie perché farà molto caldo in mezzo al campo. Bologna che ci va vicino, giusto? Ma Olivera lancia in fallo laterale. Fa una bella diagonale. Tra l'altro, prima parlavamo, no? Attenzione. No, 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 questi però attenzione che attaccano. Buona la stessa azione di prima. Di Berezinski, ah, che forse si è fatto anche un po'. Come ha fatto a farsi male Berezinski? Come hai fatto a farti male, figlio mio? Un po' dolorante, ma. No, no, si è fatto niente, non si è fatto niente, non si è fatto niente, non si è fatto niente. Dai. Berezinski non lo conosco proprio. Ma poi è uscito. No, è arrivato da poco, è arrivato da poco. Ecco. Stiamo cercando di capire come si scrive. È un po' complicato. Bere, bere esisti. Ma già non vado d'accordo, ma che è uno che bere. Chi si è mangiasischi? Praticamente, chi è che ci chiama qua sopra? Non ci dovete chiamare su WhatsApp. Napoli è quasi un mese che festeggia. Il PSG è stato accolto nella notte da 3 tifosi al rientro da campione di Francia. Ricordiamo che... Oh, 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 tiro! Osimhen in acrobazia! Che l'ha fatto? Una bicicletta? Che ha fatto? Attenzione, siamo lì! Rupa palla! Tira da lontano! No. Provaci! Ancora Skorupski! Skorupski ci sta dando un po' una mano. Eh sì, ma infatti ce le respinge praticamente addosso, però non siamo capaci di, ecco, approfittare di questi errori, se vogliamo. Possiamo dire, sì, non prenderle proprio. Errori di valutazione. No, invece Skorupski le para, però lì praticamente Osimhen... Ma se proprio ci vuole aiutare a farla andare dentro, no? Però questi ripartono, vedi Gianni Buca che succede poi? Che questi ripartono giustamente, adesso sono lì, anche se siamo comunque in superiorità numerica noi. Attenzione, dove si avviano? Questi qua del Bologna, dalla destra, adesso siamo al 34esimo. No, non farlo tirare, non farlo tirare, non farlo tirare! Mamma mia, Bologna vicinissimo. 5-10 centimetri dal posto. C'è scritto proprio, cazzo. Deve giocare un po' per loro, va bene così. Vicinissimo, va bene così. Bologna con questo destro al limite dell'area di rigore. Ferguson che allenava il Manchester. In presenza era stato Zerbin ad andare al non ci credo. Oh, certo, è uno sponsor strano questo. Questo Bologna, lo pensavo. Io non metterei questo sponsor. Casu. L'abbiamo pensato ce ne sono diversi. Di... Guarda. Anche la squadra inglese c'ha questo. Allora, Osimhen, il primo tentativo di Osimhen era praticamente, non so se ve lo ricordate, Paolo Di Canio col West Ham fece un gol un po' come dire, a mezza. A bicicletta, esatto. Da fermo. Bravo praticamente. Skorupski però. E poi ci sono stati altri due tentativi del Napoli, da sempre parati dall'estremo difensore del Bologna. E dall'altra parte Dominguez, cioè aveva provato tiro angolato, basso, ma Gollini c'era anche, credo, su questo. Peccato. Messaggino. C'è un messaggio di una tifosa che probabilmente si sarà perso questo commento che abbiamo fatto nella scorsa puntata. Dice, può questo Napoli aprire un ciclo vincente o questa stagione da considerarsi eccezionale? Vorrei sapere i vostri commenti. Ti faccio rispondere. Napoli ha aperto un ciclo vincente. Da Gianni. Appena aperto. Ma non solo con una serie di scudetti, secondo me ne vincerà almeno 3. Ma di scudetti, ma vincerà anche la Champions. Fabri Olibri. Che ha dominato un po' i prossimi 5 anni. Già lo sapevo, tu quindi già lo sapevi. Vinceremo anche la Champions. Pagina 52. Ma dove dobbiamo firmare? Dove dobbiamo firmare? Ma tu addirittura vedi la Champions. Allora, il Napoli attualmente è la seconda squadra più forte d'Europa. Ok, la prima è Manchester. E se non ci ci avessero mandato i due amici di Boban, andata e ritorno, il Napoli andava in finale. Che Milan ha fatto proprio un furto con scasso. E poi è l'unica che nei campionati europei comunque ha questo distacco elevatissimo con la seconda. La Bundesliga è stato vinto ieri, ma a pari punti... Occhio! Guarda al centro, tiraci! Ha perso il tempo! Spagna parliamo di 7-8 punti, la stessa Premier League... Germania all'ultimo secondo... 5-6 punti di distacco è il Napoli che ne ha più. La finalista di Champions sta a 20-22 punti dal Napoli. Attenzione, raccontiamo la stazione. Giocata solita di qua sulla sinistra, ha saltato un uomo, è andato sul fondo, ha servito Zerbin, hai capito? Morchio a centro area, Zerbin, hai capito? Troppo lento, macchinoso nel caricare il tiro e si è fatto murare. Perché se non ci fosse stato il pentolino, Zerbin avrebbe segnato tranquillamente. Sta incidendo molto, hai capito? Ragazzo, la notizia sarà arrivata anche a Bologna. Però è la seconda volta che si affaccia lì. Proviamo a mettere un po' di sale nel pendolino, questa che segna. Zero. Pericolosa. Com'è l'ho salato, l'ho salato. Assalato. Ma l'ho salato a Lorenzo Canà quando stava sulla panchina. Ah, ecco, sì. Eccolo qua, 36 minuti, Bologna-Napoli. Napoli è sempre in vantaggio per 1-0. Voi continuate a chiamarci, a scriverci. Mi raccomando, perché i protagonisti ovviamente di Energia Azzurra, come di consueto, siete voi che ci seguite da casa.
Ecco. Mi raccomando, punizione, calcio di punizione, attenzione, calcio di punizione. Zerbin, un fallo su Zerbin. No? Attenzione a Zerbin. Basta su Zerbin, però. Usano... Si dice a Coverciano, i difensori di Bologna hanno andicciato che a Zerbin dei nuovi Hanno andicciato. Ma anche Anghissà, anche Anghissà, il piede caldo già da qualche partita. Vedi la scorsa, insomma, che è andato in gol. Dai, io chiuderei, io andrei negli spogliatoi mister sul 2-0. Ci può stare. È meritato anche, assolutamente. 2-0, non sarebbe malaccio, non sarebbe male. Dai, ragazzi, 37esimo. Sentiamo il telefono che squilla, noi. Lo sentiamo, infatti. Ci colleghiamo subito. Pronto? Ci sta. Non c'è. No, impossibile che non ci sta. Com'è possibile che io ho sentito? Siete proprio uno che è pronto, voglio parlare con energia azzurra. Eccolo Zerbin. Ah, occhiolo! Vediamo. Niente. È angolo? No, nemmeno. No, è laterale. Laterale, però... Napoli, bene, bello Zerbin, sul pezzo. Dai. Zerbin ti sta convincendo, è un genio? Intraprendente, sì. È nell'aria. Ci sta. Dai, forza, chissà, va se segna Zerbin. No, peccato che dovrà abbandonare la gara nella ripresa, perché... No, un altro quarto d'ora glielo dà. Ricordiamo a tutti coloro che ci seguono da casa di chiamare esclusivamente al numero fisso 0810145948. Su WhatsApp solamente i messaggi per poterli leggere. No, manco le videochiamate possiamo accettare. Però se la domanda la conduzione. Se continua a te li ricordi a memoria, tu da qua riesci a leggere la vicino allo screen. Lei è giovane, mica è come noi che non. No, io sto cercando di riprendere a vedere anche un numero. Posso risponderti come già lo sapeva. Già lo sapeva, quindi è chiaro che proprio la vista della gatta. Sì, è la gatta, giustamente. Manca a farla apposta. Allora, 38 minuti, Veronica Mazza, che partita sta vedendo qui con noi? Se ti convince questo Napoli. Finisce qui il campionato di Kim, ragazzi. Kim. Potrebbe, in che senso? Potrebbe essere l'ultima partita che Kim gioca in maglia a Napoli, perché l'ha diffidato, è stato ammonito. Quindi quando è stato ammonito? Adesso parlando da Napoli-Sampdoria. E perché l'ha ammonito? L'ha ammonito perché ha fatto un fallo. Da prima aveva fatto un fallo che si era un po' lamentato. Adesso era un po' in ritardo e ma Marcenaro ragione, c'era il fallo? C'era. Ci poteva stare. Ricordiamo chi è il referee? Marcenaro. Abbiamo il numero dell'addetto al VAR, lo possiamo chiamare? Là non ti rispondono mai. Ma che pure se rispondono poi perdono gli audio, non si fa niente. No, si distraggono. Allora, chiedevamo appunto a Veronica Mazza, poi tra poco parleremo anche di queste valigie sul letto, insomma, che di questi partenti che vanno e che vengono. Bologna-Napoli, una partita questa regolare per una partita regolare di grande relax, come si diceva prima, insomma. Il secondo gol ci starebbe bene, sì. Ma voglio dire, possiamo anche non pretendere di più. Sono stanchi, fa il primo grande caldo e devo dire, insomma, per noi tifosi va bene così. Io non mi esprimo più, non ci sono più logiche, tattiche. Vuoi solo festeggiare? Festeggiamo e basta. Sulla spiaggia queste partite qua. Però il film, volevo solo dirti che il film esce nel momento importante, quando si decide chi va e chi resta. Quindi le valigie sul letto per tutti. Kim va via, giusto? Kim ha questa clausola. Mi posso permettere di dare un occhio al Bologna, però attenzione, no! Fuori, calmi tutti, tutti. C'era questo. È perché il Bologna ci va vicinissimo adesso. Signori, non possiamo distrarci due secondi, che o ti ammoniscono i giocatori, vedi Kim, o fanno apposta, oppure il Bologna praticamente ci va vicino. Ha provato a piazzarla sul lato destro di Gollino, ma invece... Gollino è il fratello. No, Kim ha Gollino, ho fatto il Bollino. Hai fatto il Bollino. Gollino e ho concluso Gollino tutto... Gollino è la caldaia. Allora, posso permettere di dare un consiglio a Veronica, un consiglio pubblicitario? Per sì, la dipende. Mettere la foto Spalletti con la valigia sul letto come locandina per non sarebbe male, ne parliamo appunto tra pochi minuti. Gli fate fare anche una comparsata. Ma questa clausola che è azionabile dal 1 al 15 luglio 60, lo ricordiamo. 60 milioni più una cifra legata al fatturato del club che la va ad azionare. Ed è chiaro che... No, questa me la devi spiegare, scusami. Sì, in base al fatturato del club c'è un'altra piccola percentuale che fa salire la cifra. Se guadagnano molto gli danno solo per le squadre. Allora devi dare una percentuale. No, è minima, è tipo flat tax. Bassa. Bravo, in base al fatturato. Però solo per l'estero, valida solo per l'estero. Ma già esisteva questa cosa? Sì, 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 sì.
È venuto a Napoli subito. È chiaro che lo United sembra essere quella squadra che andrà la più titolata per innanzitutto ad accordarsi col ragazzo, a dire ti do 6 milioni a stagione. Okay. Ed è anche un affare, perché tu lo prendi a 60. Come più plusvalenza è mostruosa per no, il no, ma anche per loro è un affare. Paga, se pensi che hanno pagato Maguire, occhio a questi però ragazzi, non farlo tirare Gollini, para, voglio sapere quanto guadagniamo noi come Napoli. Bravo Gollini. Guadagna molto, perché tipo 13-14 è stato pagato Kim, una plusvalenza importante. E allora ciao Kim, perché però, i soldi pure ci sono. Purtroppo dipende dal Napoli. In questo caso il Napoli non può fare niente. Anzi, lo tratterrebbe volentieri Napoli. Lo tratterrebbe. Però c'è una cosa, aprire un negozio di valigie comunque. Sì, lo tratteniamo, ma noi pensiamo sempre ai soldi a un certo punto. Se deve andare Kim. No, e se c'è la clausola, però effettivamente sì, poi insomma. Qui non è la peggio, ma montata, che è proprio un peccato, perché continua. Possiamo mandare un messaggio a Kim. A Manchester piove quasi tutti i giorni. 6 milioni di euro, come te li spendi? Quando te li ombrelli, spendi? Ombrelli, tutti ombrelli. Tutto ombrello, ombrello. No, però devi rimanere con l'ombrellaio napoletano, perché il nostro a Torino del Libro la settimana scorsa ha piovuto tutti i giorni. Sì. Uno può essere anche miliardario, non te ne vedi bene quando piove. Non te ne vedi a Manchester, non ci andare. I meglio ombrelli in Inghilterra li mandiamo da Napoli. Qua la cucina. Io ce l'avevo l'ombrello, ma sono fatto un bagno esagerato. E non lo sapevi? Come, tu già lo sapevi? Tenevo l'acqua? No, questo non lo sapevo. L'acqua nella ma nella valigia sul letto non hai messo ombrelli migliori. La valigia sul letto sanguigno, è H2O. Allora, chiamateci. Dobbiamo fermare addirittura? Sì. Tornati in studio, Energia Azzurra per Bologna-Napoli. E allora, Arturo, c'è il Bologna in attacco? No, c'è il Bologna in attacco, c'è stata una protesta molto vistosa di Osimhen per un fallo che gli hanno fischiato, ed ha rischiato Osimhen, che è il secondo diffidato del Napoli. E deve stare attento. Deve stare molto attento, perché anche in caso perché di giallo... Sì. Anche lui salterebbe Napoli-Sampdoria e visti gli obiettivi che lui ha non può saltarlo. Ringraziamo ovviamente ancora gli amici di Energas, che con le loro offerte sono sempre vicinissimi ai tifosi del Napoli e non solo, a tutti praticamente, per la casa, per la vostra macchina. Energas è l'energia che ti premia, appunto, e che è poi l'energia che dà pure il nome al programma, quindi è più energia azzurra di così. Oh, che succede lì nel frattempo in campo? 2 minuti di recupero, uno se n'è andato già. Andiamo al telefono, Tania, se sì, c'è la telefonata. Sì. Pronto? Ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Voglio fare un saluto a Antonio Manfredi. Sì, forza Napoli però. Grazie. Prego. Dici tutto. Pronto? È attaccato, però l'importante ha chiamato è solo per salutare. Forza Napoli, grazie, è bellissimo. Cioè, tanto che diceva poi è famiglia. Ma si fa, no? Forza Napoli, grazie tante, anche a lei. Grazie a stare. Un augurio. Vabbè, succede. Ecco il gol di Zerbino, eccolo qua. Tu vedi il gol di Zerbino all'ultimo secondo, praticamente. Ha messo stare nel pendolino. Il primo tempo sta calato la pasta, no? Non lo so, pasta e zerbino. Per me il pendolino è un po' pesante. Io andrei sulla caprese di questi periodi. Fresca, sì. Ma pure una insalata di riso. Messaggino. Salutiamo i 6 gemelli tifosi del Napoli. Maurizio, Paolo, Serena, Anna Chiara, Angelica e Francesca. Li salutiamo tutti. Complimenti ai genitori. Ciao gemelli. 4 femmine e 2 maschi. Sì, sei gemelli, pensate, tifosi del Napoli. Ci seguono sempre, d'altronde. E fanno bene. Oh, sei ascoltatore, insomma. Fanno aumentare l'auditel, da soli fanno aumentare l'auditel. Sentono la famiglia così. Che è successo, in effetti? Ah, è finito il primo tempo. Bologna 0, Napoli 1. Potevano esserci molti più gol per il Napoli in questo primo tempo? Sì. Sì, qualche occasione l'ha avuta, anche il Bologna qualche occasione l'ha avuta, non è stata proprio così nitida. No, come le nostre. Vabbè, per Arnautovic, quella là di prima, sul palo, io due azioni nitide le ha fatte il Bologna. Sì, due. Sì. Allora, commentiamole, Mondo, giustamente ce la facciamo, no? Giro rapido di commenti, ok. Partiamo proprio da Peppe Laurato, che, insomma, se stiamo commentando sotto. No, mi stiamo commentando sotto perché succede molto spesso. Non vedi valore di commentare. Come me, voglio dire, chiedo scusa se ogni tanto lo sottolineo, Arturo. Ma tanto non ti ascoltiamo. No, non è vero. Ma siamo in pubblicità addirittura, no, siamo in rigorosissima diretta. No, stavo dicendo che il Bologna comunque la sua partita l'ha fatta, ha fatto comunque due azioni, una con Arnautovic e l'altra a pochissimi centimetri dal palo di testa di Gollini, con uno che aveva la maglia del Bologna. Ah, addirittura, pensate. Dominguez.
Capitano. No, tenuro. Ecco. Quindi, mentre il Napoli con gol che porta nel primo tempo negli spogliatoi, ne poteva fare, secondo il mio punto di vista, altri due, uno con Osimhen e l'altro con Zerbino. Perfetto, ci deve stare. Ma no, perché, la penso uguale. Ma perché sono di parte? No, però dopo Zerbino Afri che poi dava. No, ma guarda, se segna Zerbino, non so, non riesco cosa a immaginare. Possiamo fare se segna Zerbino? Posso avere l'inimmaginabile. Veronica Mazza, Bologna-Napoli 0-1, che primo tempo hai visto? Anche se te l'abbiamo chiesto, manca a farla pochi minuti fa, però devo dire la verità, accennato un po' mediocre, né? Cioè, non c'è una grande esaltazione. Però 2-0, facciamo un altro, secondo te? Secondo me c'è il rischio per un attimo. Un ciuccio a piccolo trotto. Sì. Un ciuccio a piccolo trotto, sono d'accordo. Fa caldo, diciamo che fa caldo. Eugenio Saporini. Stiamo giocando anche un 3-0, ci starebbe tutto. Quindi, si può fare, si può fare. Sì. Poi per quanto riguarda Zerbin. No, io non stavo dicendo una cosa positiva. No, adesso non la dico. Dilla. Ha provato due volte Zerbin là in area. Attenzione, è Peppe che ci prova. È stata una sorpresa. Sorpresa di Zerbin. Il Bologna è un po' al di sotto delle. Ha provato. Il campo di Bologna è stato Gianni Morandi fino a ora. Gianni Morandi ha provato a scuotersi più volte, ma non c'è. Zerbin grande spolvero. Dai. Questo centro di golf dov'è? No, però questo non ci interessa. Questa è la pubblicità nazionale, non ci interessa dove sia. Bella, bella struttura. No, perché sembrava in Campania. Però devo dire la verità, Veronica, ti sei ambientato male. No, già c'è una bella struttura, sta mi fa. Allora vi posso dire una cosa. Ma secondo voi una moglie, madre, moglie di un tifoso e madre di un tifoso, arrivato al punto matematico in cui si vince lo scudetto, non si può un po' rilassare? Facciamo un applauso a Veronica. Si può rilassare. Gianni, già lo sapevi 1-0 alla fine del primo tempo? Sì, l'avevo già preventivato. Poi nel secondo tempo succederanno gli altri fatti. E non li spoileriamo, però. Anche. No, 4-2 finisce. Ah, tu sei sempre 4-3. Ogni 10 minuti aumenta nei gol. Ma che non ci ha fatto proprio? Allora, messaggino e poi mi sei scarlato. Messaggino e mi sei scarlato. C'è un messaggio di questo tifoso che si lamenta. Dice, ma mai possibile che si gioca senza la catena di destra? Ma il grande Spalletti se ne è accorto. Allora, ma persa la catena, mister. Se ne è fiuta la catena. Perché non pare gire i pedali, ci aiuta a vacanti, insomma. C'è stato un mio amico che sarebbe ideale, Sebastiano, che aggiusta le biciclette. E lo salutiamo, insomma. Però, mister, è vera sta cosa? No, io l'ho detto prima della gara, no? Che la catena di destra potrebbe essere l'anello debole della catena, dai, diciamo. E proprio perché è inedita, Berezinski ha fatto una o due presenze da titolare, Zerbin ritorna titolare dopo tanto tempo, quindi ci può stare che, però Zerbin l'ho visto. Io l'ho visto molto. Un po' più attivo a livello, ma noi siamo abituati con Di Lorenzo. È chiaro. Vedere un giocatore che gioca al posto suo con quelle caratteristiche magari ti fa pensare che non gioca mai bene, c'è abituato. Allora ci dobbiamo fermare, però prima questo messaggino Mondò, mi raccomando, prepara lo zio Adriano perché ci è arrivata una richiesta. Io l'ho detto prima. Io mi sono dimenticato. Non mi hai ascoltato. Scusa, perché ci ha detto questo amico? Per favore, mettetelo zio Adriano. Pure senza zio Adriano siamo 1-0. Da Villamare ci scrive. Eccolo qua. Eccolo qui, è arrivato. Il simbolo del godimento che tanto bene ci ha portato quest'anno. Insomma, sì, abbiamo adottato zio Adriano Galliani che gode come amuleto di quest'anno e che ha fatto il Napoli, scusami Peppe. Ha vinto lo scudetto. Capite? Con lo zio Adriano. Con l'amuleto dello zio. Noi ogni partita lo zio Adriano, il simbolo del godimento internazionale, quando tu vuoi immaginare com'è che si gode, così, eccolo qua, Gianni, riemula, prova a riemulare. No, ma fa un po' impressione, non ci riesco. Ma pure tu pure io un po' stravolto dalla gioia. Bravo, sì. Ci fermiamo. Ci sono i consigli di shopping dei nostri partner, torniamo tra pochissimo. Già lo sapevo, no, che c'era la pubblicità, già lo sapevo. Tornati in studio, eccoci qua sul 14 del digitale, c'è ovviamente Energia Azzurra con Tania Lagatta. Salvatore Turco. E col Napoli campione d'Italia, quest'anno tanto bene abbiamo portato agli azzurri, non è che sia merito nostro, che non è che siamo noi in mezzo a campo, però. Però un pochino. Abbiamo messo insomma un piccolo contributo c'è stato. Il nostro Zabbino c'è comunque. Continuate a chiamare, a scriverci ovviamente. E a scriverci, ricordiamo
i numeri per poterci chiamare e scrivere su WhatsApp al numero 334 34 06 054. Bravi. E invece chiamarci esclusivamente al numero fisso allo 081 01 45 948. E dovete dire Forza Napoli. Se Forza ve lo diciamo noi, invece voi potete anche rispondere grazie, perché è bello questa cordialità che si crea tra di noi. Quindi invece di dire buongiorno proprio Forza Napoli. Grazie, è bello. Facciamo la prova, Veronica, Forza Napoli. Grazie. Vedi. Come fa? Vabbè, aggiungiamo pure famiglia. Scusa, dillo un'altra volta. Forza Napoli. Grazie assai. Ok. C'è anche Forza Napoli a te famiglia. Sta prendendo piede. Andiamo al telefono, pronto? Sì. Pronto? Buon pomeriggio, pronto? È caduto. Ma non è buona la linea però. Mondo, prepariamo il... Sì, cosa? È infatti, è vero. Allora, come è arrivato un messaggio su WhatsApp? Spalletti sta provando a chiamare e non prende la linea. E allora subito dobbiamo avere una linea preferenziale per Spalletti. Mi raccomando, attaccate bene il telefono perché si intasano le linee, giustamente. È vero. E allora facciamo così: parliamo di questa valigia. Questa mitica valigia Che torna sul letto, Veronica. Che torna sul letto dopo 13 anni, perché uno poi può tenere, ma dopo 13 anni deve ripartire. Sì. Non c'è niente da fare. È un'avventura cinematografica molto bella, sì. È prodotto da Mediaset, distribuito da Medusa. Vediamo, eccola, e la produzione esecutiva è fatta in casa, la Medusa Film. Nasce una società di Edoardo Tartaglia per produrre questo film e quindi nasce un nuovo produttore cinematografico. Il cast, insomma, è... Il cast è quello storico, con Edoardo, con me, Biagio Izzo, Casagrande, Francesco Procopio, e poi ci sono Mariano Rigillo, Cicci Rossini, Gianni Parisi, Massimo De Matteo, Helen Tez Fagis, che è una cantante bravissima. Sì. E poi davvero tante, Franco Pinelli, che ha fatto tante cose, insomma, meravigliose. E poi c'è quel piccolo fresco bimbo del film lì, sorrentino, insomma, Franco. Esatto, quel piccolo bimbo lì che è nostro figlio, che è Marco Tartaglia, per la prima volta sullo schermo. Perfetto, allora se sei d'accordo vediamo... Devo dire una musica, il sì. C'è la musica di Gigi D'Alessio. Ah, attenzione, quindi va bene. Siamo molto felici di questo. Il Neapolitan Power racchiuso mai come questa volta. È un energy power, ecco, chiamiamola così. A tutto azzurro, tutto azzurro. Praticamente sia nella musica che nel cinema, nella recitazione, piuttosto che nel trailer, che adesso andremo a vedere se ti va. Sì, mi va. E allora, trailer della valigia sul letto, che torna dopo 13 anni, pensate. Guardatelo. Applauso a questo trailer, insomma, che... Fa capire già il divertimento. Sì, è assicurato. Oltre ai tanti napoletani, possiamo spiegare che cos'è la vota pesce? Allora, la vota pesce è un utensile che anche Kim ha comprato e si sta portando, perché non viene bene la frittura se non c'è questo arnese bucherellato che permette la fuoriuscita, diciamo, sì, dalla verdura del massiccio olio utilizzato. Ci vuole, chiunque vada a Manchester ci vuole. È normale, come te la fai poi la melanzana, la frittura, eccetera. Capito? Va bene, c'è di nuovo la valigia sul letto, quindi è il film. Oltre al cast abbiamo visto, insomma, chi? Stefano Sarcinelli, Mario Porfido, Gianni Parisi, veramente tutti. Lo chef che... Sì, se l'hai riconosciuto tu, chi le... Devo dire che sono tutti amici e sono venuti con il cuore a fare il sequel di quello che è diventato negli anni. Un cult, sì, è vero. Un cult della comicità napoletana, siamo molto felici. E quindi c'è di nuovo la valigia sul letto, il film appunto da vedere. Chissà se Mosso Spalletti in questo momento si sta preparando pure la valigia. No, ma soprattutto deve capire con questo tatuaggio sul braccio. Se proprio se ne deve andare, prima cosa da mettere in valigia. Bravo, da pesce. Ah, okay. Tutti deve capire chi si Vabbè. Sta allora, io direi, la valigia sul letto del Napoli. Io direi che De Laurentiis la potrebbe regalare con un fiocco. A tutti, anche a Kim, anche perché è comunque un uomo del sud. Anche se è coreano. Allora, se non ci sono, telefonate. No. E allora, ma giusto per prima che inizi il secondo tempo, Arturo, i partenti quasi sicuri di questo Napoli. Dimmelo, perché facciamo sta lista della valigia. Fammi sapere che allora, la vigna secca. Prima di tutto, premessa. Okay. Napoli non vorrebbe vendere nessuno. Perfetto, ed è vero. Si dice sempre così. No, è vero. Veronica ci racconta questo, perché poi noi raccontiamo sempre dei grandi che se ne vanno, ma tutti hanno fatto sempre molti anni a Napoli. Quelli che sono venuti un anno e sono andati via, non ne ricordo. Kim potrebbe essere l'unico che ha fatto tanto la scorsa estate.
quando il Napoli va su Kim, il ragazzo aveva quasi un accordo con un club francese. Ok. Gli agenti chiedono di inserire questa clausola, ma in quel momento nessuno avrebbe pensato che in pochi mesi Kim esplodeva così tanto da valere 60 milioni e farli sembrare pochissimi per un calciatore. Quindi la prima valigia è quella di Kim. Credo che vada via proprio per questa clausola, perché poi, ribadiamolo, perché poi il ragazzo vorrà partire, perché gli offriranno 6 milioni all'anno probabilmente rispetto all'1,5 che prende più o meno. Ok. Quindi è normale. Che fa freddo a mangiare. Per il resto io credo che Demme andrà via, perché vuole andare via. Berezinski finisce il prestito e quindi ritorna. Per forza di cose, nel frattempo partiti, eh? Bisognerà capire. Finisce il prestito. Sì, hanno fatto. Povera gente, pure loro ha femuto per caso, non me lo immagino. No, finisce il prestito. Si accatta da casa. Comunque si accatta la seconda casa umana. Ma no, io ho prestito. Stanno partendo male le calze. Non è aprire con Gollini. A volte la scelta verrà fatta. Perché Gollini. Spero che il Napoli lo trattenga. Il Napoli lo può riscattare per 8 milioni di euro, quindi bisognerà capire poi se il Napoli. Io credo che il di quel valore. C'è da 4 e si mettono d'accordo. Sì, oppure si tratta un attimino. Per il resto, i più indicati alla partenza, oltre a Osimhen, che lo sappiamo, il Napoli ha fissato il la tetto Sicella, del 150-160 milioni. Se arriva quell'offerta, è chiaro che il Napoli probabilmente anche sul pressing del ragazzo lo cederà. Per il resto Lozano e Zielinski sono i due più a stretta scadenza, perché vabbè, Dombele non verrà riscattato, Zerbin e Gaetano giocatori. Io penso che andranno a fare un'esperienza Zerbin e Gaetano. Ah, ecco, a fare un'esperienza. Lozano e Zielinski vogliono restare tutti e due. Su Lozano io credo che il Napoli, se dovesse arrivare un'offerta, il Napoli lo cederebbe volentieri. Su Zielinski invece penso che il Napoli lo voglia tenere. Ma l'offerta che può arrivare per Lozano secondo me non potrebbe mai essere alta. Ma guarda, appunto, da prendere uno più forte. Il Napoli arriva un club e lo chiede anche un prestito. Danno 20 milioni assai, ne ha spesi 40. Pagano già lo stipendio, Gianni. Già il Napoli è contento, per lo stipendio che prende, già sarebbe contento. Il Parlava di un Napoli filtrante, no. Ma Lozano ancora non ha espresso tutte le sue potenzialità, Ma ormai Lozano insieme a Carrasquel e Osimhen. Allora, due minuti, è iniziato il secondo tempo. Più Napoli, ovviamente, anche in questi 120 secondi, giusto, mister? Sì, più Napoli. Ci sono telefonate, Tania? Sì, allora andare al telefono. Allora andiamo al telefono. Ma è inutile, tanto cade la linea. No. Cerchiamo pronto? Di non... magari non una vota piscia, l'ha fatta frittura. Il macchio lo chiude a giù. Pronto? Pronto? Nulla. Capita. Oggi capita. E vai che messaggio. È andata, e vai che messaggi. Infatti, vai che messaggi, come suggerisce mister Scarlato. Sì, ce ne sono tantissimi, ovviamente tanti amici che ci salutano, ecco, tanti amici che tifano Napoli. E attenzione, il Napoli nell'area del Bologna adesso, praticamente fisso proprio. Perde il pallone, però perdiamo l'attimo. Che peccato, io saccio mister Costanza. Ehi, bravo. Come no? Io ti ho capito subito al volo. Io quando vedo l'occhietto vispo, l'occhietto così sta calando. Un po' calante, vispo, ma un po' calante il mister. No, ma sono arrivati tre messaggi. Una botta d'energia. Peppe bellissimo. Ecco. Chi l'ha mandato? No. Per la mandato, no, perché tu lui no. Peppe l'ha mandato. Vabbè, vedi. Ma io ce l'ho qua davanti, no, lo perché vedo. La gente poi la gente poi pensa che già tutto... ragazzi, veramente. Ma non Peppe, cioè, ma mi fanno a caso. No. Ah, io copro il telefono di Peppe, copro il numero. L'autostima copro. Va sostenuta, ha ragione. Potete stringere sul cellulare, cortesemente. Peppe è bellissimo. Il numero... Non lo so se ma pure la fate. Sono senza macchina, almeno mi è rimasta l'autostima, capito? Cioè, andiamo come al si telefono. Mandi messaggi da solo? E vabbè, andiamo al telefono. Ma allora sei tu che telefoni sul telefono pure là. Però ti è scappata la battuta. Lui ha detto: sono rimasto senza macchina, almeno ho l'autostima. Era bella, capito? È la penultima. La sei persa. È la penultima giornata. No, noi abbiamo fatto finta di perdere per non sottolineare. Salvatore, ma potete dire telespettatori? La verità. Così mio nipote che ci sta guardando, mio nipotino Simone. Che lui ci confonde, lui è Gennaro Scala. Io pelato numero uno, pelato numero due. Confonde. È un ex calciatore del Napoli, nonché allenatore. E gli puoi dire a tuo nipote che lui prima ha fatto la foto e ha indicato così, ma ha indicato Gennaro Scala. Calcio d'angolo per il Napoli, attenzione, scorruzione. Okay. Vabbè, allora, passo il pallone. Andiamo al telefono che c'è un amico che ci chiama. Pronto? Poi beviamo il caffè. Ciao, buon pomeriggio, con chi parliamo? Ciao, Viala Mimmo, da Leone Alto. Ciao, sì, dici tutto. Ciao, niente, ti voglio fare complimenti per il bel vestito che c'ha. Ah, grazie. Mi sono spiegato? Cosa ha detto? Non ho sentito.
No, non abbiamo emozionata, sentito. Emozionata, no? Ti faccio complimenti per il bel vestitino che c'hai. Grazie, ti ringrazio. No, vabbè, si emoziona per così poco, glieli fare tutti i giorni i complimenti, quindi è abituato. Sì, lo so, però tutti i giorni. Che le ha a me che non mi fanno mai, che le ho problemi. Vabbè, fanne uno anche a Salvatore. Vabbè, mandati un messaggio per Barbone, direi. No, Barbone senza offese, cioè che c'ha la barba. Sono offeso, c'ho la barba. Grazie, grazie mille, grazie. Non ci sta una donna che fai come me. No, non ci sta, non ci sta, non ci sta, non ci sta. Manca la zia Mimmi, faccio. Non è vero, glieli faccio io. Me li fa lei, me li fa lei. Vabbè, Tania. Va bene, continua a seguirci, grazie. Grazie. Forza Napoli, grazie. Grazie, altrettanto. Altrettanto. Sì, è un po' di tutto, è un po' di energia bello, azzurra, è un po' di tutto. Allora, è stato un fallo, non cinquantesimo, c'è stato un fallo. L'arbitro, sì. È l'arbitro che ha fatto la fascia sinistra. Nel frattempo, niente, non ha fatto. Sembra proprio Osimhen che ma che ha fatto l'arbitro? Sì, niente, fatto la non guarda. Ma non niente. No, abbiamo allora guardando la nostra trasmissione, secondo me, Cosa? Sta guardando la nostra trasmissione. Ma sicuramente no! No, 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 fuori, 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 fuori. Guarda, in questo caso è andato troppo oltre la posizione. Però il Bologna ci è andato vicinissimo, Arturo, guarda. Sì, però gli ha aperto lo specchio, guarda lì. Filtrante guarda, per Arnautovic che ha provato il diagonale, ma l'ha presa malissimo. L'ha presa malissimo, l'ha presa benissimo. No, per noi l'ha presa benissimo. No, l'ha presa benissimo. Bologna l'ha presa malissimo. E ci siamo distratti un attimo, però ripartiamo subito, vedi Arturo, sono guarda. Quei C'è Clara. Oh, era peccato, Clara, bella l'idea, È un mezzo tiraggio. Però sono Arnaldo, ci sono quei tiri in dubbio che non sai se devi tirare o devi passare, viene fatto a metà, all'ultimo istante. Allora, messaggino e poi prendiamo il caffè, ragazzi. Messaggino per Eugenia. Eugenia, c'è Saverio che ti chiede: potresti mai avere un fidanzato juventino? Beh, questa è una domanda. Ma che domanda? È una bestemmia. Rispondi, questa. Rispondi. Non lo so, cioè. Come non lo so? Non lo sai. Diego. No. Poi sta facendo da tre ore, no, già dai, lo so, già lo so, tu non lo sai. Scusa, Eugenia, io l'ho avuto. No, Juventino no, mai. Ed è stata in cura, però. No, io l'ho avuto per 9 anni, aveva addirittura l'abbonamento al Torino. L'ho lasciato. Hai fatto bene, hai fatto. Però posso dire una cosa, può guarire. Alla lunga poi... Io c'ho un cognato che era juventino, adesso sta bene, guarito. Ah, sta bene. Hai un cognato? L'ho portato a vedere Napoli-Juventus quando stava Cavani. Si scherza. È entrato a Juventino. Scherza. Al terzo, no, è un fatto vero, si è convertito, no, è apparso Maradona. Cavani deve, era spirituale, Cavani. Al terzo gol di Cavani ha cominciato allora, a... Allora, voglio un mocha un caffè però. Sì. Ma subito. Andiamo prima al telefono. Ok, però. E allora poi perché questo caffè... Veloce. Il mister, se no, poi giustamente dice 3 ore. Sì, pronto? Ciao, pronto, buon pomeriggio. Buonasera, Claudio Damarano. Volevo dire, sento un po' tutti preoccupati di questo addio del nostro mister, che è stato bravissimo, complimenti a lui, ma la nostra garanzia è il nostro presidente, perché lui l'anno scorso, mandando via tutti, ha rifondato la squadra e abbiamo vinto lo scudetto. No, ma preoccupati no, ci dispiace, mica siamo preoccupati. Vabbè, dispiace, sì, dispiace anche a me, però magari rifondiamo tutto e vinciamo di nuovo lo scudetto. E questo mi piace, questo atteggiamento mi piace, sì, bello. Positivo, magari, positivo. Io penso che dobbiamo dare solo fiducia al nostro presidente. Senz'altro, sicuramente. Per te chi verrà al posto di Spalletti? Ma chi verrà... Vabbè, fammi un nome, tu chi vorresti? Ma mi piace Italiano della Fiorentina. Bene, sì. bene. Ecco Zerbini. Ciao, ecco ragazzi, Zerbini. Grazie mille di averci chiamato. Attenzione, tiro! Gol! Gol! 2-0 del Cimera, ma l'assist di Zerbini. Musica ci voleva. Già lo sapevi che sei andato. Sei detto tu 2-0, sei un mito, sei complimenti. Grazie, che è tutto merito mio. No, scherzo. Gol del Napoli, 2-0, doppietta di Victor Osimhen. Vabbè, Lautaro si può andare a fare. Ha fatto un movimento eccezionale. Grande gol. Mamma mia, che gol! La palla filtrante di Zerbini. Ma guarda come si gira. Gol del Napoli, bellissimo. E prende velocità. Bellissimo, sto filtrante. Osimhen si gira da grande atleta. L'assist Berezinski. Da grande atleta. Berezinski. L'assist filtrante di Berezinski. Tunnel al portiere. Per Osimhen che toglie il tempo, prende il tempo a tutti i difensori. Ma lo toglie, lo prende.
sfiorare il pallone tra le gambe di Scorupski. Un applauso anche per Rischi, però ha fatto un grande gol numero 25 in campionato, 30 in stagione. Allora, si propone un applauso non solo a Osimhen ma anche all'assist. Grande Beresi. E manca a farlo apposta, abbiamo detto, ma quello è fine prestito. Insomma, anche lui ha avuto un senso in questa stagione. Sì, con questo bellissimo assist che porta il Napoli al raddoppio praticamente. 2-0. Si fermerà il nostro Osimhen oggi nel segnare? No, non credo. No. Arriva pure il terzo e adesso arriva. Andiamo a prendere il caffè. Andiamo a prendere il caffè, giustamente. L'avete promesso, ma non lo so se arriva. No, arriva. Tania Lagatto, ovviamente, quando insomma decide che è il momento del caffè. È andata allora a farlo proprio lei. Noi tutti già sta fatto. Cioè, nel senso. Che sponsor di portare sfogliatelle? Non si riesce. No. Però il quello del caffè è buono, noi ci manteniamo leggeri con l'energia azzurra, perché Mazzumba è mai sultà, dobbiamo insomma gioire dei gol del Napoli tutti quanti insieme come abbiamo fatto durante tutto quest'anno, e ovviamente chi ci ha dato la carica insieme a tutti i nostri partner, a tutti i nostri amici, e ovviamente Caffè Siag, la napoletanità nel mondo. Il saluto ovviamente come sempre a un tifosissimo doc del Napoli che è Roberto Giliberti, e lo salutiamo, che tutti i giorni praticamente pensano poco a Napoli e pensano poco a caffè, perché dice giustamente come devo accontentare tutti i tifosi del Napoli, insomma mi devi l'ispirazione anche oggi, e tutti i giorni appunto lui si produce in questo ottimo caffè, in quest'ottima miscela, in chicchi, polvere, in cialde, come volete. L'importante è che un mister scarlata adesso si piglia Caffè Siag, questa è la cosa più importante, va bene? Dopo non c'è niente. Che si abbona a Energas, che passa a comprare qualcosa del allora il mister vive per questo momento, il mister sono vive proprio per il momento legati di Caffè Siag. Vedi Osimhen, fa il terzo! Molto Roma questo tiro. Si è spostato il palo. Mamma mia! Spostato il palo. Ci va vicinissimo! Eccolo qua. Di destro, Osimhen, giusto Arturo? Sì, ha ragione Peppe nel riferimento, sembrava il replay del gol che ha fatto con la Roma. Che peccato. L'aveva colpita benissimo, qui un po' meno, la palla è uscita di un paio di metri. Giustamente, ma pure Veronica Mazzi dice, ma a me il caffè no. Sì, no, io lo voglio in vetro, questo stavo pensando. E allora si deve chiedere, Tania, è possibile un caffè in vetro alla signora Mazza? Sì. Ecco. A me è sfumato. Io volevo chiedere, ma sappiamo qualcosa di quando vengono messi gli abbonamenti in vendita, i prezzi? Grazie mille, grazie a Siena. È ancora presto. Come dice multitasking. Arturo, sì. Caffè Siag, la napoletanità nel mondo, è come dice Nino D'Angelo nello spot, tazza è pur saporita. Nino D'Angelo, lo ricordiamo, Arturo sarà protagonista del nuovo inno del Napoli. Praticamente ha avuto questo riconoscimento ufficiale da De Laurentiis, che ha detto il prossimo anno lo useremo come inno ufficiale. In realtà lo è sempre stato in maniera ufficiosa. È arrivato anche il riconoscimento di De Laurentiis, che ha detto che l'anno prossimo lo suoneremo sempre prima di ogni gara. Quindi... Però vedi, per esempio, c'è la valigia sul letto che dopo 13 anni insomma ritorna prepotentemente nelle sale cinematografiche, pure la canzone Nino D'Angelo può tornare. Insomma. Tutto può tornare, le cose fatte bene a Napoli possono... E allora, a proposito di cose fatte bene, prosit a tutti per il caffè. Insomma, caffè sia, scusatemi. Devi girare la tazzina. Siamo eleganti. Gira così. ecco qua, ottimo, devo dire da ottimo. Grazie mille Tania, grazie mille a Caffè Siag. E nel frattempo che noi abbiamo preso il caffè, il Napoli mi va vicino al 3-0 praticamente. Siamo andati molto vicino, molto molto vicino. Grazie. Il Napoli non è sazio di gol. Diciamo che la partita... Nel centrocampo è molto molto equilibrata, la differenza te la sta facendo solo Osimhen, nel senso che strappa qualcosa di... Oltre a Victor, chi vedi in palla in questa partita? Ma ho visto un po' Zerbin nel primo tempo, però ti ripeto, nessuno riesce ad esaltare a parte Osimhen. Vabbè, nel frattempo abbiamo partito Osimhen per forza di cose, insomma, cioè sì, vabbè, due gol, voi continuate a chiamarci, a scriverci da casa. Mamma Clara! Una fucilata dalla distanza di Clara! Sì, dopo un doppio dribbling, Clara ci ha provato da lontanissimo. Pallone a fil di palo, veramente. E a fin di bene, soprattutto, perché se fosse stato il 3-0, ragazzi, è una frustata georgiana.
Mamma mia, questo ragazzo non deve andare mai via da qui. Questo è l'incrocio tra Giorgio Pesta e Caravaggio. Lui mi, bravo, tu, bravo, mi chiedevi dei partenti, sicuramente Quara non solo non parte, ma rinnoverà anche. Ottimo. Già un contratto di 5 anni. Ricordiamolo, più di 5 anni non si possono fare i contratti, quindi il Napoli farà scadere il primo anno e lo prolungherà di un altro anno, quindi ne avrà altri 5 a giugno, raddoppiando almeno, perché forse qualcosina in più l'avrà, l'ingaggio. E se li merita tutti, dai. E forse si sposa anche quest'estate. Attenzione, attenzione, attenzione. Quindi ci... ma non è una cosa bella. Sono d'accordo, la differenza ce la mettiamo noi. Perché... bravo, bravo. Ma la busta? Mi raccomando, la busta. Non è una cosa bella, vai, che la partecipazione. Facciamo pure la busta per il matrimonio, così. Lui deve andare, è stato invitato. Peppe, devi andare. Non do la partecipazione da capare perché c'è un rapporto d'amicizia. Ma da... lavorativamente ti ha invitato oppure. No, no, proprio amichevolmente. Ma non è che vai a fare il comico lì. Attenzione, doppio cambio per il Bologna. Doppio prima cambio. Di andare al telefono, leggiamo questo messaggio. C'è un messaggio. Mister. Sì. Senza Spalletti, il Napoli chiude già il suo ciclo. Sarà molto difficile ripetersi con un altro mister. Buona trasmissione. No, sarà difficile ripetere questa stagione perché penso che sia stata una stagione eccezionale, no? Questo senz'altro. O si può fare meglio, però l'amico che firma ci dice addirittura il ciclo già è finito. No, cioè... no. Ma la domanda è chi è che finito. Può colmare questo gap che ci sta tra il Napoli e tutte le altre? Stanno a 20 punti, 25 punti, 30 punti. Chi lo deve colmare? Sto quest'anno gap? Nessuno. Poi l'anno prossimo lo può colmare. Il ciclo è la possibilità già di potersi giocare la Supercoppa e vincerla. Per me, dopo il campionato, che vinci la Supercoppa ti porti un altro trofeo a casa e comunque vai a scrivere il tuo nome nell'albo d'oro. Non è che il ciclo a vincere la Coppa di Campione. Non commettiamo l'errore che abbiamo già commesso in questa città. Quando ci arriviamo secondi, che era un fallimento, no? Ricordiamoci sempre da dove partiamo, ricordiamoci sempre i fatturati, ricordiamoci sempre ricordiamoci, le potenzialità, i diritti televisivi. Sta pure il Paris Saint Germain che vuole vincere, non so da quanto tempo. E non ci riesce, quindi non è capace. La garanzia del Napoli, come diceva l'amico, è avere una squadra competitiva. Quello non ci sono dubbi. Ma per capire se ci può essere un ciclo, vediamo pure le altre. La Juve è finita. Ma il Napoli ce l'ha già ricostruire, un ciclo, Milan non esiste. Solo l'Inter, con però mi dà fastidio acquisti, perché pare farà cessioni l'Inter. Mi dà fastidio che la Juve proprio adesso abbia avuto questa debacle, perché pare che noi, capito? L'importante è giocarsi. No, ma noi abbiamo vinto molto tecnicamente in campionato, non l'abbiamo Ma non perché la Juve insomma. Dietro di, però invece quello che è successo è il bello della grandezza proprio di Dio, dello perché sport. Sono credente di dello sport. No, perché nel momento in cui il Napoli vince uno scudetto economicamente con una società sana e prolifera, vengono abbattuti legalmente chi invece non ha un progetto sano dal punto di vista. Oh, attenzione, Collini, parata! Gol. Napoli prende gol. Sì, io ve l'ho detto 2-1. Napoli prende gol, ci si distrae, vedi, ci si distrae e succede questo. E si parla di chi non si deve parlare. 62esimo, il Bologna accorcia le distanze. La Juve abbiamo preso gol. E non la menzioniamo più. Devono cadere anche gli stereotipi. Siamo attenti alla partita. Allora, siamo sano. Bologna che accorcia le distanze con Ferguson, giusto Arturo? Con Ferguson, azione. Sulla... Però Golini non è stato irresistibile qua, eh. La palla gli è rimbalzata davanti, non è facile, non guarda. È facile. Lui si distende anche. Respinto sul e poi ha anche respinto in maniera regolare. No, no, non è vero. Doveva tornare a posto più velocemente. Però posso dire la mia. Sì, puoi dire. Secondo me non è stato proprio. Guarda, quando ti rimbalza davanti non è facile. Non è stato proprio infallibile Golini. E lo so, mister, però era deviata proprio sul giocatore. Più sul secondo che magari si. Mannaggia, che peccato. Vabbè, non è successo. Niente perché siamo sempre 2-1. Ora faremo. Però stavamo parlando precedentemente che nello sport. E credo, se ho vinto, che vinco di bolletta? Perché io l'ho detto 2-1. Ma non è finita la partita. Non è finita la partita. Non è finita perché ho vinto la bolletta. E no, che bolletta? Non è finita la partita. Non è finita la partita. Ma tu hai detto 4-2. Non è finita la partita. 4-2. Continuate a chiamarci. A andiamo al telefono che ci chiama questo amico. Pronto? Amici, buona domenica, Vincenzo da Soccavo. Ciao, ciao, dici tutto. Tutto bene, come state? Bellissimo. Benissimo, bene, benissimo. Bene, tutto bene. Allora, mi fa piacere solamente una cosa, che consolidiamo anche il Coppa quando non i riconoscimenti, perché si stavano poco avvicinando l'Autaro. Noi manderemo le distanze subito. No, è meglio mettere i puntini su lei. Bra, poi, bra. Solamente un'unica cosa per la signora Eugenia. Sì.
prima c'è uno che ha fatto la domanda o fidanzamento di Juventus, io nel mio caso tipo napoletano, cioè, tipo ah ecco, hai capito, si propone. Sì, sì, io nel caso sono napoletano. Andrei benissimo, non è male. Mandaci una foto. Si è candidato. Ti aspettiamo alla prossima puntata qua a fare il tronista. Quando il curriculum valutiamo. Siamo quasi addirittura da selezioni. Allora, Vincenzo, invece, per il dopo Spalletti, fammi un nome, chi preferiresti? Sto leggendo che se ne fanno tanti, ho letto Conte addirittura. Il tuo nome, voglio sapere il tuo nome. Conte, io, a me piacerebbe di nuovo Sarri, dico la verità. Sarri? È una cosa quasi Sarri. Impossibile. No, dopo il tradimento no. Vabbè. Praticamente. A volte i cavalli di ritorno vanno bene, in questo caso qui lo vedremo. Quanti di loro hanno tradito nel cazzo? Non lo so. Però Sarri può essere un'idea. Vi saluto e vi auguro una buona domenica a tutti. Ciao Vincenzo! Grazie, ci ha lasciati un po' perplesso il suo nome di Sarri. È come diciamo prima, i nomi che abbiamo fatto sono proprio idee, però è chiaro che Sarri resterà la Lazio. Sì? Sicuramente, non ci sono dubbi su quello. Eh sì, Maurizio, lo salutiamo, insomma, in forza. A proposito di quelle di cui parlavamo prima, a proposito della valigia sul letto. No? Chi è stato ammonito? Scusa, Giunto. Chi è stato ammonito qua? Chi è stato ammonito dall'arbitro? Rachmani? E per quale assurdo motivo, scusate? È una reiterata tratta. C'è una comunione domenica per lui. Ah, ecco, tu quanto è comunione domenica praticamente? È periodo questo qua. Occhio! Esce tra gli applausi! Tra gli applausi! Ed entra Simeone. Io ci vedevo tra schiacciato poi il 5 con Spalletti, a differenza di domenica che si arrabbiava. Ma io ci vedevo Simeone che mi faceva un altro gol pure. Perché ha raggiunto l'obiettivo giornaliero. Va bene, è bello. Va bene così. Attenzione, come sta Osimhen? No, sta bene. Tranquillo? Non è arrabbiato? No. Sorride? Ok, apposta. È entrato il Ciolito, argentino Ciolito, chissà. È un po' l'altra volta si erano fermate una serie di macchine al corso Vittorio Emanuele perché avevano visto il Ciolito in macchina sotto, credo, l'Hotel Parker. Sono scesi tutti praticamente. Vabbè, è l'occasione di poter fare una foto col Ciolito, non capita tutti i giorni, insomma. No, ma in realtà stavo venendo a casa mia a prendere il a Torino, che va a fare? Giuntoli a Torino. Che deve andare a fare? Faccio rispondere da Arturo. Che va a fare? Tutti giuntori alla Juve, per fare chi? Sì, la Juve. Non si sa se va in B, in C, se la cancellano. Non la cancella. Quella dovrebbero cancellare con efficacia retroattiva. Ha un fascino sempre importante, evidentemente. Ma per chi? Per quali soggetti? La società che ruba da anni. Appunto, ma per quali soggetti? Che ha rubato il calcio. Questo fascino nero. Non fatemi la domanda, fate l'aggiunto, chiamate aggiunto che dite che lo... Primo numero, detto qua, tranne giunto. Chiamiamo aggiunto lì e vediamo. Chiamiamo aggiunto, che va fatto? È tentato di andare alla Juve. Può essere una sfida, No, però so che alcuni se ne vanno perché i rapporti sono... Ma sono passati anche 8 anni. Ma voglio capire se va al Tottenham, ma se va a Torino, che... Leggiamo, lo sto messaggio. Giustamente Italia. Il mare, c'è Ciro, Ciro da Marano che salutiamo e dice: ho una notizia certa, il prossimo allenatore del Napoli sarà Mancini. Allora, Ciro da Marano che ci ha iscritto, se vuoi raggiungerci al telefono dalla tua viva voce, vogliamo sapere appunto come è fatta a sapere. No, ma chiamiamo a Mancini, cerchiamo un riscontro. No, è preferibile. Lei è il futuro coach della nazionale italiana. È uno scambio interessante. Questa, tutto questo sotterfugio sotto, non lo so. Addirittura Mancini, Arturo continua a scuotere la testa. Mi piace proprio. Mancini resta la nazionale. Attenzione, mi piace a terra. Ma Mancini già si viene a fare le camicie. Anghissà e Zerbin, scontro tra le camicie su misura. Non è il massimo. Perché si è fatto male? No. Scontro tra Zerbin ed Anghissà. Ah, tutti e due si sono fatti male. Capita. Anghissà, speriamo non sia anche di serie. Anghissà sembra quello... Anghissà è complicato. Quello messo peggio. Ora ha messo il ghiaccio sul ginocchio. Attenzione. Vabbè, no, rivediamo il gol. La regia nazionale ci rifà vedere il gol. Continuate a chiamarci, a scriverci. E a scriverci da casa, Sì, andiamo al telefono nel frattempo. Pronto? Sì. Ciao, buon pomeriggio. Con chi parliamo? Con Pasquale. Ciao Pasquale. Io vorrei un'informazione. Ripeto, prego. Sì. Siccome c'è sta... Io sono del Napoli. E mi ha fatto piacere lo scudetto. Che il Napoli ha vinto lo scudetto. È chiaro. Però, per quale motivo ci sono state tutte queste polemiche tra il presidente e il mister? Esatto.
Perfetto, ti faccio rispondere subito da Arturo Minervini. Un attimo però. Sì, prego. No, ne parlavamo prima. Aspetta, aspetta, hai acceso un attimo. Il calcio è bello. Eh sì. Però se non ridicare. Perché non ci trova una soluzione durante il campionato di sapere che non ci dovesse parlare di qualche giocatore che si vende, di qualche allenatore che se ne va? Perché non si parla alla fine del campionato? Ho capito. Ha ragione pure lui, però. Io sono in diretta. Sì. Mi date questa risposta? Perfetto, ti faccio rispondere da Arturo Minervini, grazie di averci chiamato. Forza Napoli! Sempre, tra quanto tempo? Adesso proprio ti faccio rispondere. Tempo reale. Ora, prego Arturo. No, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, noi ne parliamo perché i protagonisti ne hanno parlato, sono stati loro poi, anzi, personalmente nessuno poi, nonostante sapessimo di qualche frizione, pensava che poi la cosa fosse così grossa da pensare a un addio di Spalletti. Quando vinci lo scudetto e Spalletti a Udine si presenta con quella faccia e dice no, ma il presidente ne deve parlare con me del futuro e fa capire che c'è... Parliamo della giornata in cui c'è stata la matematica praticamente. Dopo Udine, lì è chiaro che si è capito qualcosa. Quando poi addirittura De Laurentiis dice non posso tarpare le ali a Spalletti, sì. Sembrava chiaro che poi la questione fosse esplosa e noi abbiamo provato a capire chi eventualmente poi potesse poi il posto di Spalletti. L'amico, ripeto, che ci ha raggiunto al telefono ci dice perché poi non se ne parla dopo il campionato, se ne parla prima. Hanno parlato prima. No, però ha ragione, dovrebbe essere così, dovrebbe essere una regola che deve finire un campionato e d'estate si parla degli inciuci, perché invece l'attenzione si sposta troppo su queste dinamiche e non diventa un'attenzione sportiva. Fortuna che a noi, certo, insomma, non ha destabilizzato nulla, perché non abbiamo vinto politica, non parliamo più di politica, aspettiamo le prossime elezioni. Abbiamo vinto a Natale, purtroppo, si sa. Lo so. Dai, chiamateci, scriveteci. Allora ci fermiamo perché ci sono i consigli di shopping dei nostri amici di Energy. Tornati in studio in rigorosa diretta Energia Azzurra sul 14 del digitale, Bologna 1 Napoli 2, quando siamo arrivati al 73esimo cambia grappolo praticamente per il Napoli. È un altro quanti break sono entrati? Un altro break. Ah, il cooling break ancora. Oh, ma fa calore oggi. Fa caldissimo. Ma fa molto caldo. Fortuna che qua ci sono, insomma, siamo acclimatati. Siamo bene. Bene. Comunque sto sponsor non si può guardare, sono d'accordo con Veronica, non si può guardare. Lo sponsor del Bologna? Andrebbe censurato. Casu, si chiama Casu. Casu, ma che noi lo leggiamo all'italiana. È uno strumento musicale. Ma c'è uno strumento che si chiama così. È uno strumento musicale, l'ho detto 8 volte, sì. 8 volte? Io non ti ascolto mai quando parli. Ce ne siamo accorti tutto l'anno. Ti vediamo un po' arrabbiato con il comico, come mai? Che ora viene? Perché? Se non ci fosse Peppe. Se non ci fosse Peppe, come se siamo quieti. Allora, doppio cambio invece per il Bologna, vedi? Arturo? Sì, dentro Medel, De Silvestri, fuori Bonifazi e Posch. Parcheggiata Posch, là di fuori. Mister, come cambia? Ex Lazio ed ex... Come cambia? Frutta benzina. È frutta benzina. No vabbè, comunque sono tutti profili, ragazzi, il nostro sponsor, sono tutti profili interessanti questi qua del Bologna, per carità. Fisicità adesso, carità. È entrata De Silvestri, un po' di esperienza. Esperienza e fisicità, no? I contrasti e centrocampo. Morisci che fisicità. È un po' più esperienza che fisicità. No, io dico con Medella, fisicità e centrocampo. No, 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 se no ci rimaniamo a mattina. Ma ci andare in banca a Coverciano. È lui che mi istiga a dire qualcosa che non voglio dire. Siamo dovuti andare a Coverciano. Quando via Randella è gennaio. Io, mister. Messaggino, Tania, messaggino. Sì, questo non so se l'ha scritto sempre Peppe oppure no. Ah, boh. No. Dopo Spalletti voglio Peppe Laurato. Che magnam! Non lo scrisse il motto. Vabbè. Non l'ho scritto io, però effettivamente il mio motto se la lascia molto a desiderare. Continuate a chiamarci. Sarà un tecnico, un amatore. Qualcuno che ne capisce di cibo. Andiamo al telefono. Ecco, vedi, rifugiamoci al telefono. 75esimo, nel frattempo il Napoli non fa il 3-1. Strano come cosa, strano. Pronto? Pronto, sono Vincenzo. Ciao Vincenzo, buon pomeriggio. Allora, saluto a tutti il partner mister Scellati e in particolare Arturo Minervini. Ciao mister. Ciao Arturo.
Allora, innanzitutto voglio dirvi chi è il prossimo allenatore del Napoli. Ah, ce lo dici tu in esclusiva? E tu, mister? Sì, 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 sicuro, al 100%. Rivelaci. Ho seguito questa vicenda da circa una quindicina di giorni. Attenzione. Rafa Benitez. Ah, come mister proprio? Mister proprio, sì, Rafa Benitez. E con lui finalmente, con Benitez porterà un grande centrocampista, che è la fotocopia dell'allenatore che oggi teniamo di fronte, Thiago Motta, che si chiama Michael Merino, perché Merino è il pupillo di Rafa. Merino. Poi, sì, sicuro. Poi volevo dire, se il Napoli va via Kim, arriverà Senesi. Sì. Però per competere, perché? Perché purtroppo il nostro presidente vuole per forza entrare in Europa per cercare di vincere, e per poter vincere ha bisogno di questi giocatori che invece non soffrono la musica. Guarda Vincenzo, noi abbiamo la foto in esclusiva invece del nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione, pare già abbiano firmato. È coreano? Eh? Coreano? Sì, lui trattiene perché lui, questo allenatore qua, gli piace molto Kim, tratterrà Kim. Ha un nonché di sexy. Il cinese è Peppin, questo qua, vedi? E porterà sicuramente, perché vogliono comprare Sterling, perché ci vogliono giocatori che hanno, diciamo, una mentalità europea. Vincenzo, tu però questi nomi li fai praticamente da parecchio, però. Sì, sì, perché vedete, in realtà a me non mi piace vivere le emozioni del campo, mi piace vivere piuttosto il dietro le quinte, vedere, e mi aggiorno sulle possibilità dei calciatori e delle referenze che ho capito verso questi calciatori. Ecco. Va bene, quindi secondo te Benitez sarà il nuovo allenatore del Napoli. Va bene. Però dico, quindi voglio dire, saluto a tutti, a questo punto saluto tutti i partner, per poter competere in campo europeo, vedete, ci vogliono più calciatori che hanno, diciamo, quella mentalità europea, quindi Benitez può dargliela, perché la squadra è già affermata. Perfetto, mancano tre ridocchi e poi siamo a posto. E staremo a vedere, se arriva Rafa. Ciao mister, grazie mille per averci chiamato. Ciao. Allora, nel frattempo esce Kim ed esce Zerbin. Entra Juan Jesus. No, è uscito Kim, è entrato Juan Jesus, chiedo scusa. E poi è uscito Zerbin. Zedatka. Attenzione, Zerbin non è praticamente... Non lo possiamo annoverare tra i marcatori. Possiamo buttare il pentolino. Il commento di Peppe Laurato su questo. Mancavano 12 minuti, mi dispiace per Spalletti. Non ci ha creduto. Un gesto che non mi aspettavo, almeno per accontentare le mie previsioni. Ma l'ha messo alla porta, però. Una cattiveria. Non ci ha creduto. Vi ricordo che sto quasi per vincere la previsione. Quasi. Del 2-1. Effettivamente sì, la previsione di Veronica Mazza è stata 2-1 per il Napoli. Ma perché è una performance che non poteva essere perfetta. Un po' altalenante il Bologna. Però attenzione, perché il Bologna è in attacco, non vorrei automarcarmi. No, non esageriamo. Ah sì, cioè, ecco, perfetto, Gollini fa buona guardia. Gollini. Ma parliamo adesso a proposito di Gollini, a proposito di Mani. Non so se insomma portiere è piaciuta in regia. No, non andate via, perché andate via? Vabbè, scusate, prego Tania. No, abbiamo Vemac, le soluzioni per pulire. In particolar modo questo è un gel disinfettante igienizzante per le mani. Aspetta, occhio al Napoli, Tania, sì, attenzione sì, al centro, sì, angolo. No, deve far continuare, che portava bene. Sì. Lo sopporta sempre, la Tania porta bene, abbiamo vinto con lei. E questo è alla profumazione di Elisir, sono disponibili in tante altre profumazioni, lo facciamo provare a tutti gli ospiti. Certo, partendo da Veronica Mazza per cavalleria, insomma, ecco qua. Però lei mi chiama Valeria, vi ho prego. Ho sbagliato, hai ragione. Vabbè, ha un'amica che si chiama. Che bello che è. Profuma, visto? Angolo per il Napoli nel frattempo. Che fai, mi salti? No, da te vengo dopo. E sono rimasta così. Occhio, attenzione, angolo per il Napoli, stoppa! Ancora devi imparare le dinamiche, Salvatore. Le scalette, grazie mille. Come me che sbaglio sempre i nomi. Vemac, le soluzioni per pulire. Ricordiamo che gli amici di Vemac ovviamente sono leader nel settore delle pulizie, soprattutto per quanto riguarda i lavapavimenti elettrici. Ovviamente Vemac si rivolge alle imprese di pulizia che sono impegnate, no? Tania, nelle strutture pubbliche, per esempio. Le grandi aziende.
agli ospedali, alle scuole, ma Vemac è anche riconosciuto non solo per i lavapavimenti, ma anche per le spazzatrici elettriche. È vero. E anche di queste c'è veramente una vasta gamma. Per spazi esterni, piccoli comuni, adesso che ci sono tutte queste feste, per il Napoli, in soprattutto tutta la dove Campania, aveva finita la festa dello scudetto. È vero, ci sono queste spazzatrici elettriche. Ricordiamo che Vemac è leader nel settore per quanto riguarda la vendita di questi prodotti, l'assistenza, ma anche il noleggio. Quindi Vemac è la soluzione, appunto, per pulire. Con quanto profuma questo elesito, praticamente. Grazie mille agli amici di Vemac, grazie ovviamente a Francesco Cancillo. Lo salutiamo, mister. Assolutamente, ciao Francesco. Che ci segue sempre. Allora, 2-1. Sì. Mo, questa partita negli ultimi 10 minuti, anzi 9, come si gestisce? Che si fa qua? Posso dire una cosa, però? È stato ammonito Beresischi dopo che ha preso una gomitata. No, però ho letto il labiale del direttore di gara, che perché ha allontanato il pallone, cioè ha subito il fallo e per istinto ha allontanato il pallone, quindi è stato ammonito perché ha allontanato il pallone. Non doveva allontanare. E ha subito il fallo, però, Mamma mia. Quindi, mister, dicevamo, come si gestisce adesso questa partita? O si fa un altro gol, si prova? Per mettere la gara in sicurezza andrebbe fatto un altro gol, perché sai, ha messo parecchia esperienza in questo momento. E ma è cresciuto Bologna, un pochino, è entrato Sansone, Medel, De Silvestri, quindi sono tutti giocatori che è una categoria che stanno benissimo, quindi magari possono impensierire. Facendo un altro gol metti a sicuro il risultato. Perché appunto, l'ho detto pochi secondi fa, guarda! Il Bologna è cresciuto, mamma mia, e ci va vicino adesso. Sì, ma bisogna porsi l'altro problema. Cambiaso, quale? Un problema serio: che se Veronica vince la scommessa, chi la paga questa scommessa? Ah, noi no. Tu 300 euro tuoi. Ah, dopo io direttamente. Angolo per il Bologna. Io lancio il tuo libro e tu lanci il film. No, ragazzi, no, meno male. Fuori, alto, dai. Noi facciamo 82 per addormentare la partita, capito? No, ragazzi, però questi qua. Ma quanto manca? Pareggiano 8 minuti più recupero. Dai, preparate i soldi. Una decina di minuti, dai. Proviamo lo sponsor che mi paga la bolletta. 8 minuti più recupero. Tra poco, forse, però, vincerà. Hai una bella cena. Una cena? Una cena. Ma quella in compagnia di un bell'uomo. Clop. E stai scendendo subito. Ma vertiginosamente. Facciamo attenzione. Ce l'hai sulla destra. No, facciamo attenzione. Ce l'hai sulla destra. Non posso perché. Gli occhi come il mare. Ma pure mio marito disse così, ma era corto. Ah, ma bassa marea. Attenzione, il Bologna. Era bassa marea. Mamma mia, il Bologna ci va vicinissimo, ma il Napoli si salva. Con Beresischi, ancora protagonista. Arturo, che è successo lì? L'affetto del mondo. Ballo, penso fosse fuori gioco in partenza. In realtà il VAR l'avrebbe annullato, però. È stato bravissimo Beresischi ad anticipare sulla fascia Sansone dopo un cross arrivato dalla destra. Angolo. No! Ecco il pareggio. De Silvestri. No! Io lo sapevo però, io ce lo stiamo dicendo. Signori, questi sono cresciuti. Sono cresciuti, 2-0, 2-2. Calcio d'angolo. Lo so che nel fit, però a tonda quattresima è bella così. Finisce la partita. No, non ci azzeccava proprio però. Non ci azzeccava proprio. Non ci azzeccava proprio. Sì, però troppo, mettiamo il fatto che anche loro stanno soffrendo un poco di esaltazione. Mettiamo che risparmiamo 300 euro. Anche fortunoso il gol, no Arturo? Su calcio d'angolo, dei Silvestri. Stanno passando un momentaccio, un'esaltazione sportiva serve. E poi che se ne fanno di questo punto questi? Che ci devono fare? Non fa niente. Prestigio che ha fermato il Napoli. Hanno fermato già Emilia, la Lazio. Vabbè, ci sta. È un brutto momento per l'Emilia. Dai, ci sta. Salvatore, non ti accanire. Non pensato. Non mi accanire. Però... Voglio dire. Noi abbiamo già vinto. Però 84esimo, quando comunque conduci 2-0, è peccato, dai. È vero che Osimhen ha fatto i due gol e quindi tutto a posto. Appena ho detto tutto troviamo. E poi ora non c'è neanche in campo per poter, diciamo, Gaetano. Condurre al terzo. Vabbè, ma no, ma io l'ho detto prima, Osimhen, vabbè. Comunque abbiamo tutte le carte in regola per poterla chiudere sul 3-2, o come ha detto Gianni Puca, 4-2. Chissà. C'è tempo. Con questi altri pochi due, minuti. Altri due. Però le tempistiche sono brevi per fare. Lo so. Ma tu devi credere nei miracoli, devi credere. Due tiri liberi, sei. Dai. Mondo, facciamo così, un po' di zio Adriano e magari qualche telefono. Anche un autogol. E ricordiamo anche il numero per poterci chiamare allo 081 0145 948, e andiamo al telefono. Vedi, ci vuole, ecco, il pizzico magico dei nostri ascoltatori. Ci vuole
Pronto? Un po' di fortuna azzurra. Buonasera. Sera. Ciao, con chi parliamo? Mi chiamo Luigi, volevo fare i complimenti della trasmissione. Grazie. Voglio dire pure che avete portato fortuna al Napoli. È vero, è vero, è vero, è vero. Simpatici. Bravi, complimenti. Grazie. Quando grazie. Riguarda il mercato del Napoli, sì, io penso che il prossimo allenatore del Napoli sarà proprio Thiago Motta. Thiago Motta del Bologna. Penso proprio di sì. E a te piace come profilo? Poi per quanto riguarda Spalletti... Non ti piace, dico, Thiago Motta, ti piace o no? Sì, 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 mi piace, mi piace. Ok, a posto, a posto. Va bene per il gioco del Napoli, anche se preferirei De Zerbi. Sì, sarebbe una bella soluzione, una bella idea. È in forza al Brighton, però ha raggiunto l'Europa. Ha detto oggi, è dura. Potrebbe arrivare a De Zerbi. Sì. Poi volevo dire un'altra cosa. Per prego. Per quanto riguarda il mercato di Giuntoli e Spalletti, se ci fate caso, io sto vedendo la partita, no? Camminano proprio a braccetto. Chi? Il destino secondo me è legato e stanno vedendo se la Juve l'anno prossimo avrà delle penalizzazioni in Europa, quindi stanno facendo anche un po' di sciacallaggio. Io appoggio il presidente perché sono un tifoso del napoletano da anni, sì. Mi ricordo pure il Napoli. Angolo per il Napoli nel frattempo. Il Napoli di Perlaina aveva tanti problemi che noi ce li siamo dimenticati. Facci giocare. Io invece me li ricordo perché sono stato sempre un tifoso del Napoli. Sì. Però sono prima sportivo che tifoso. Ed è importantissimo essere sempre sportivi e obiettivi. Poi ovviamente si sa, però i tifosi si lasciano andare ed è bello anche per questi il calcio, no? Il mercato è già fatto perché l'assistente della Fiat è venuto a Napoli. Che tiro? Praticamente proprio quando è già stanno in accordo con Giuntoli e Spalletti, andranno alla Juve. Va bene, è un'indiscrezione insomma che ci stai dando. Ti ringrazio per averci chiamato e buona domenica e forza Napoli. Grazie. Se segue le cose, si rende conto che questo è venuto a Napoli, sì, stranamente, per la Fiat. È proprio per un rilancio nuovo dell'immagine Juve. Perfetto, grazie mille di averci chiamato. Ovviamente dovrebbe citare la fonte. Certo, no? Se il rilancio della Juve deve passare per l'allenatore che ha fatto vincere noi, voglio dire o no? Non lo sapevo. Vabbè, Baudi sono abituati a rubare dai bidet ai centravanti, agli allenatori. Certo, sarebbe anche divertente, no? Vedere uno che c'ha il tatuaggio tema del Napoli. Solo per questo non lo prenderanno mai. Esatto. Magari quando segna deve scoprirsi un tatuaggio. Un po' strano. Abbiamo visto anche un napoletano sulla panchina della Juve, sì. Quindi. Andiamo al telefono e poi si parla di. Pronto? Si parla di Peppe. Pronto? Salve, mi sentite? Sì, ciao, con chi parliamo? Salve, sono Gerry. Ciao. Volevo fare più che altro una considerazione un po' a tutti quanti, soprattutto a Gennaro Scarlato, che saluto caramente, lo ricordo con grande piacere. Prego. Un'informazione. Cosa ne pensate del mancato ringraziamento che la famiglia De Laurentiis ha dato ad Alessandro Formisano, che secondo me dopo 18 anni neanche un grazie, ed era anche presente allo stadio, non è stato neanche chiamato a festeggiare sul campo. Lo ritengo una cosa molto molto non fatta bene, una persona di 18 anni che lavora in una società, neanche un ringraziamento. Perfetto, ti faccio rispondere da Mister Scarlato in diretta, grazie di averci chiamato, grazie mille. Siamo all'89esimo nel frattempo, la partita è intanto finita 2-2. Per quello che posso immaginare io, magari si è dato spazio a chi ha lavorato sul campo, quindi ringraziando Giuntoli, ringraziando la squadra. Poi mi sembra che... credo che De Laurentiis abbia anche parlato bene di lui alla Salernitana, quindi diciamo che gli ha dato anche un'ottima referenza. Magari ha preferito non farlo lì pubblicamente, ma gli ha dato una mano sotto l'aspetto lavorativo in maniera esterna a quello che poi abbiamo visto quel giorno. Quasi 90esimo, siamo ancora 2-2. Allora Veronica, anche se il 2-1 ormai è sfumato perché siamo, mi dispiace, però 2-2. Rispetto a questa vicenda invece che io ho notato, perché ho visto i festeggiamenti, la trovo una caduta inutile di stile, perché le persone vanno secondo me ringraziate per il lavoro che hanno già svolto,
poi sostenerle per il futuro. Io so che sua figlia, che è piccolina, molto tifosa, ci è rimasta molto male di questa assenza del padre sul palco. Forse lo meritava una persona dopo 18 anni. Purtroppo non conosciamo il... Certo, non conosciamo partito, niente delle dinamiche, allora, però a volte sì. un ecco... Sì, cambia poco. Cambia poco. Cambia poco, sì. Sono delle cose che vanno fatte, anche per insegnare certo. agli altri. Dai ragazzi, allora, 5 minuti. 5 minuti, solo 5 vedrai, diceva lo spot. E allora, perché quasi finite, io mi aspettavo un 3-2. Veronica, ti stavo appunto per dire che è valido l'invito a cena. C'è un guarda, si è già, ecco, è già allargato. Ma sì, non ha bisogno di presentazioni, fa tutto da sé. L'ho fatto da una vita. Allora, ovviamente l'invito a cena vale solo ed esclusivamente per Afigli Romarnar e Afigli Romarnar Innovative. Salutiamo Giuseppe Scicchitano ed eccezionalmente, visto che Adriana De Maio è assente, c'è Veronica, degna sostituzione. Peppe, prova a portare Veronica a cena da Figaro Marnari Innovative. Mi piace Innovative, vediamo. Perché? Perché è una innovativo. Si mischia la tradizione e l'innovazione. Ai gusti gourmet. Peppe, vai. Naturalmente al nome di Carlo. Prova a convincere, Ti metti occhi negli occhi, mano nella mano, poi sì. A un certo punto te la lascio. Che a Giada voglia capire. Voglio sapere, ma le cozze ci stanno sempre. È chiaro. Ti credo che butto. È chiaro. Fatta. Sta diventando una cosa un po' impegnativa. Sì, però tu sei più che innovativa e impegnativa, comunque. Che carina sta cosa. Tartaglia, c'hai il porto d'armi. Edoardo sarebbe molto preso da come sta andando il film. Da Tartaglia a fare il passo è distratto. Io gli sa c'era già mettere in mano, è distratto. Attenzione, il Napoli, occhio. No, perdiamo l'attimo, a 2 minuti praticamente. Mannaggia. Di recupero ne mancano 4. Allora ti ha convinto Peppe. A testa comunque. Voglio capire se c'è riuscito. Ho convinto Maria, posso fare l'esterna con Veronica? Hai detto di sì. Già hai detto di sì. Ci sto pensando. Se fa gol il Napoli, vado. E allora, a Figli Romarnari 9, voi fate una cosa, anche se il Napoli, visto che comunque il Napoli è già campione d'Italia. Pure se non dovesse segnare il terzo, voi andate lo stesso comunque da Figaro Marnar Innovative. Mi raccomando, seguite a Figaro Marnar Innovative sui social, perché c'è Giuseppe Scicchitano che ogni giorno pubblica una videoricetta velocissima, praticamente in poche mosse, ti fa capire non solo come lo prepara, ovviamente poi tutti i segreti non te li fa vedere, però ti fa capire anche magari, ecco, se vuoi emulare a casa, quali sono i segreti, i trucchi per affrontare al meglio le materie prime, quelle fresche del mare, che ovviamente Giuseppe Scicchitano usa per le sue ricette, che propone ovviamente a tutti noi che amiamo la buona cucina. Quindi mi raccomando, a Figli Romarnar e anche a Figli Romarnar Innovative. Peppe stasera andrà con Veronica Mazza, praticamente. Sì. Ci sei riuscito? Ogni tanto puoi venire pure a casa, ti non sa cucinare, no, io da solo. Ma ragazzi, mi metto nei panni di Veronica e vanno pure a scritto, però voglio dire semplice altra cosa. Come te vanno stritti i panni miei, questa cosa Eugenia non la posso accettare. Occhio al Bologna, signori, il Bologna nel frattempo che noi giustamente ci stiamo un po' rilassando, continua ad attaccare il resident nella nostra area, però il Napoli adesso deve uscire, fallo, no? In attacco. E l'hanno fatto loro. Dai. No, c'hai grampi. Vogliamo un... Ma Jesus ha muso duro con l'arbitro. Perché non mi ha dato il vantaggio, giustamente? Che è successo, Arturo? È stata una mischia abbastanza prolungata in area del Napoli. Sì. È stato poi mischiato un fallo in attacco, però il Napoli stava ripartendo. Non importa, Quindi giustamente... E che ha fermato il gioco? Diceva, perché non mi hai fatto giocare? E infatti... perdiamo un'occasione noi. Perché ha visto un giocatore del Napoli a terra, magari con un po' la testa, e quindi ha preferito. Berezinski ancora protagonista anche in questa azione. Berezinski abbastanza minaccioso l'arbitro in alcune situazioni. Berezinski buona prova oggi, ha fatto anche quell'assist. Peccato per questo 2-2 è arrivato così, a me non lo so. Alla fine. Spalletti. Abbiamo qualche telefonata? E non lo so dalla regia se abbiamo telefonate, proviamo, pronto? Però visto, sta sempre struppiata.
Non c'è. È caduto. Comunque abbiamo azzeccato mezza bolletta a testa. In che senso? Io ho beccato il gol del Bologna e lei quella del Napoli. Ok, quindi questo dimostra che non è ufficialmente solo Peppe che sbaglia. Ma io ti ringrazio. Io che sbaglio i nomi, ufficialmente che sbaglio. Vabbè, è stato il polpo pullo che è bello, ufficialmente non mi pronuncio. A volte devi pensare com'è bello sbagliare, perché chi sbaglia ha la possibilità di migliorare. Però due gol di Osimhen l'abbiamo azzeccati. Allora, prima volevo dire che nello sport non c'è mai un fallimento, perché un anno serve sempre per migliorarti la noia. Non la prima cosa esistono più le mezze stagioni, l'abbiamo già. Signori, vediamoci allora, questi 60 secondi. Prima che finisce la partita, anzi, cogliamo 30. La telefonata. Pronto? Ma sugli ultimi 30 secondi. Attenzione al Napoli, però. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Senta, io volevo dire una cosa. È vero che abbiamo vinto lo scudetto. Allora, con chi parliamo? Salvatore. Forza Napoli, Salvatore. Sempre. Ok. Prego. Allora, dovete fermare questi colleghi giornalisti di Rete 4 che vanno dicendo che Napoli, il scudetto a Napoli è un fatto politico, l'avete sentito? No. Sempre. È sentito, l'avete sentito Rete 4, lo stanno dicendo un sacco di volte. Veronica Gentili dice che dicono che lo scudetto del Napoli è un fatto politico. Che sì. Un fatto politico? Vabbè, non abbiamo contezza insomma di questa cosa, però nel frattempo punizione per i Napoli. Salvatore, grazie di averci chiamato. Grazie mille. Facciamo un 3-2. Forza Napoli, attenzione al centro! Mannaggia! Para Skorupski! No, io potrei ammettere un fatto politico. No, il Bologna è ripartito, forse attenzione, leggermente oltre. No, prendiamo il gol alla fine. Fuori gioco. Si è visto adesso la velocità guardare, naturale, ma la sensazione era abbastanza netta. Di un attimo, ma se già te lo segnale non esulta, vuol dire che era oltre di un non bel è esultato. Vabbè, adesso è finita. Allora, è finita questa partita con il pareggio. Il recupero è andato o anche oltre? Adesso vediamo. Farà battere e poi fischia sicuro. Anche oltre. Sì, guarda, sì. Fuori gioco che c'è, Sì, sì, sì. Ce lo fa rivedere la regia nazionale da tutte le angolazioni possibili ed immaginabili, ma che tu ce lo fai rivedere. È Osimhen in fuori gioco. Osimhen si dimena giustamente dalla panchina, protagonista oggi con una doppia. Fuori gioco confermato. L'ultimissima azione ce la fa fare? L'ultimissima azione. Non penso, se no, mi farà battere e poi fischia, siamo oltre. Ma che peccato, ma che peccato. Questo è peccato. Dai. Problema all'anca. Mandala avanti. Tira in porta direttamente. No. Ma ancora devi fischiare l'arbitro. No, allora la falla parte. Ecco qua, è partita. Dai, vedi? Ha fischiato alla fine. Vabbè, va bene così. Ragazzi, è finita con un pareggio 2-2. Babbo, Bologna-Napoli 2-2. Quindi così non può battere il record. Abbiamo dato come dire, il nostro contributo perché tutta l'Emilia si riprenda. Questo una sempre. Giornata di gioia. Questo dai. Sempre, però... Possiamo arrivare a 90. Onestamente, vabbè, siamo 2-0. Vabbè, il calcio è qui. Meritava anche qualcosa in più il Napoli per quello che è stato visto. Napoli decisamente. Assolutamente. Allora, Mondo, ce la facciamo un giro rapido di commenti, ovviamente l'appuntamento è tra pochissimo col post partita di Energia Azzurra in compagnia come sempre con di Silvermele, chiedo scusa, Salvatore Cagliazza, Mister Scarlato, Arturo Minervini, l'anima di Peppe Laurato, perché l'anima di Peppe Laurato resta qui, comunque aleggia. Sono solo noi competenti di calcio. Assolutamente sì. E a proposito di questo, mo ce n'ha mai. Sulla competenza, ce n'ha mai. Giro rapido di commenti partendo da Veronica Mazza. Allora, a me è arrivato un messaggio, dice ringraziamo la città di Napoli che continua i festeggiamenti fino all'8 di giugno con l'uscita del film Ci sta ancora la valigia sul letto. Ah, hai capito, questo. Quindi ecco, quale migliore occasione per continuare i festeggiamenti. Dall'altra parte, Eugenia Saporito. Allora, vorrei dire che ad inizio trasmissione qualcuno ha detto che il Bologna ha fermato Lazio, Juventus e tu l'hai detto. Appunto, quindi nessuno se ne ricorda. Io sì. Quindi, non dovevi suggerire. Non per qualcosa, però si sapeva insomma che il Bologna potesse fare una partita. E perché non ce la dici prima queste cose? No, perché detto a Spalletti, lui già lo sapeva. No, è vero. Però effettivamente Eugenia ci ha messo in guardia e ha detto guardate che questo Bologna effettivamente ne ha fermate di grandi. È vero che il Napoli ha fatto una grande partita. Però quando è uscito Osimhen che doveva manca a farla apposta c'è stato Osimhen e il Bologna ha pareggiato ma questo Osimhen risulta sempre è perché fondamentale l'ha detto Osimhen è stato l'uomo che ha trascinato
la partita. Infatti, oltre lui non c'era un altro giocatore che ha. Se volessi il prossimo anno ci vuole un secondo Osimhen, giusto? Se volessi, ma pure tre, se volessi dare un voto a questo Napoli di oggi, siamo 2-2 a Bologna. Però abbiamo fatto 2-2 col Bologna. Ma un 6.5. 6.5. 2-2 a Bologna, 6.5. Sei di manica larga. 5.5. Sei di manica larga. No, io pure un 7. Vi devo dire la verità, state esagerando. Mm. 7 meno meno. Non lo so, va bene. Gianni Puca su Bologna-Napoli. Allora, è una partita che non aveva niente da dire. Osimhen ha raggiunto il suo obiettivo. Appunto. Noi abbiamo raggiunto il nostro obiettivo da tempo. Vabbè, va bene così. È inutile dire, già lo sapevo. No, noi già lo sapevamo che potevamo anche pareggiare questa partita, che tanto non cambiava niente. A me dispiace per questo fatto che troppa gente c'ha la valigia sul letto. Secondo me bastavano Veronica e Edoardo per la valigia sul letto. Tutta il resto. Qua, ma questa è una città in fermento, gente che va, gente che viene, si mangia bene, c'è bel tempo. Restate qua, dove andate a Manchester, a Torino? State qua che siamo campioni d'Italia, mister Scarlato. Sì, effettivamente dopo il 2-0 il Napoli poteva fare anche il terzo gol. Si è un po'... Non è arrivato. Ha avuto un attimo un po' di riflessione, dai, durante la gara, soprattutto nel secondo tempo, dove il Bologna non è che ha fatto chissà che cosa, è stato fatto qualche errore su una palla inattiva che ha inciso sul risultato. La volta scorsa contro l'Inter l'uscita di Osimhen ha portato al 3-1 il Napoli, oggi con l'uscita di Osimhen il Napoli ha sofferto. Non è stata la stessa cosa. Peppe Laurato. No, ma va bene così, va bene così. Il Napoli ha avuto un primo tempo e un secondo tempo con due volti, insomma, però è stato molto meglio il primo tempo, no, per i due gol, per il gioco che ha espresso. Il secondo tempo abbiamo ceduto un pochettino al Bologna, però per tutti gli appassionati che vanno allo stadio Maradona dopo il 4 giugno, io direi di accomodarsi sulle poltrone del cinema per andare a vedere la valigia sul letto e magari stare sul divano di casa a leggersi Già lo sapevo. Volevo dire che io accetto, stasera vado a cena. Ah, ecco, è tutto fatto per questo. È massiere, che sai come mai c'è un te film. È tutto fatto per questo. Arturo Minervini e poi siamo in chiusura. Sì, va bene, nel senso ci sta, è una gara aperta, che le squadre hanno giocato in maniera aperta, due squadre che non hanno niente da chiedere. Sono contento per Victor, speriamo che ne possa fare qualcun altro con la Samp. Sì, domenica. Curioso poi di sentire sempre Spalletti, che ricordiamolo, aveva dribblato le domande alla vigilia perché non ha fatto conferenza, stranamente, alla vigilia. Vediamo adesso cosa dirà nel dopogara e vedremo poi De Laurentiis cosa dirà stasera da Fazio. E le conferenze stampa di mister, ovviamente, come di consueto, le vivrete insieme nel post partita di Energia Azzurra. Ricordiamo anche una piccola cosa e poi ci fermiamo, che Quagliarella dovrebbe dare l'addio al calcio, sì, praticamente, sì, proprio domenica in Napoli-Sampdoria. Lui ha dichiarato, 83, dai, è arrivato. Lui ha dichiarato quale migliore occasione, insomma, per chiudere la carriera con l'ultima partita affrontando il Napoli. Sarà una bella domenica, perché poi bella. Fabio merita. È stato un brutto periodo. È stato finito ingiustamente, però. Sì. Che non sapevamo che cosa. Avrei voluto lunga vita a Fabio con la maglia del Napoli, però. Vabbè, è andata così. Dai. Allora, grazie a tutti voi per averci seguito anche oggi, numerosissimi, con chiamate, messaggi, aver dimostrato il vostro affetto. Ringraziamo tutti i nostri partner, a partire da Energas, l'energia per la tua casa, la tua azienda, la tua auto. Energas è l'energia che ti premia. Euronics Gruppo Tufano, i prezzi più bassi di sempre, altrimenti ti rimborsiamo. Vemac, soluzioni per pulire. Affiliato Marinar Innovative e Caffè Siag, la napoletana italiana. Sono rimasti abbracciati praticamente. È vero, ma finalmente una presentatrice che non legge. Un applauso. Grazie. Leggono tutti. Tutto abbraccio. Ma però sa leggere, non è che non legge. No, lo so, non però hai capito. Allora, chi ha fatto? Non sa leggere. Chi ha fatto Energia Azzurra quest'oggi con noi? La giornalista Eugenia Saporito. Con l'applauso di tutti. Grazie, Eugenia. Alla prossima, poi. Avvocato e scrittore Gianni Puca. Già lo sapevo, Gianni Puca. Leggete il suo libro, mi raccomando. Poi. Mister Gennaro Scarlato. Che ritroveremo tra poco, ovviamente. L'attrice Veronica Mazzi. Valigia sul letto ancora una volta, andatela a vedere. Una volta. Il comico Peppe Laurato. A tutto tondo, come ma io direi anche il conquistatore. Il conquistatore. Poi? E poi Arturo Minervini. Grande Arturo, senza di lui, insomma, come si fa? E grazie poi, ovviamente, Salvatore Turco. A Tania la gatta. Grazie. Noi ci si ribecca domenica prossima, praticamente. Domenica prossima, sì. La partita, 4 giugno. Sì. Alle 18 ci vediamo. Noi saremo qui con voi
ad Energia Azzurra per l'ultima puntata di questa stagione. Canale 8, chi vivrà vedrà, saremo anche noi l'anno prossimo? Non lo sappiamo, siamo presi per la petizione. Manda la pecca, manda la pecca. Si scherza. Ci vediamo domenica, grazie! Forza Napoli sempre, campioni d'Italia ovunque e comunque! Grazie.